Now I visualize again everybody having 20. Allora tutti quanti devono visualizzare, tutti quanti che abbiano, che stanno vivendo il 7 anni, poi possono vomitare. Oppure un cappuccino italiano, I'm gonna make the offering, the special tea. Adesso faccio l'offerta del tè, una speciale offerta del tè. Composta dal grande yogi, grande yogi, essere illuminato, Kedu Sangye Yeshe. Kedu Sangye Yeshe, il suo nome. What is saying that? Ciò che dice è om, tre volte, poi Dedong Eme Chashu Jatsute, the oceans of l'oceano di tea offering, the dell'offerta del tè è inseparabile con la beatitudine e vacuità. Dedong Eme Chashu Jatsute, Tengento penso che sia, penso di aver aggiunto io qualche cosa. Offro per compiacere il gentile Guru Radice. So you offer the tea to Guru, is it? Mentre voi offrite il tè al Guru, mentre aumenta simultaneamente while increasing the great beauty, mentre aumenta la grande beatitudine, la grande beatitudine viene nata simultaneamente mentre questa aumenta. Per favore benedici la mia mente affinché sia un tutt'uno con la tua mente, con la tua santa mente. Questa è la visione lunga, però io l'ho accorciata. So you
Of course, Quindi, forgot naturalmente, it. Of course, ho Daniele dimenticato. forgot it at the beginning, question mark, but Naturalmente dovete generare voi di cita then all'inizio, questa è la cosa più ocean importante, connected. e così visualizzate che il tè sia un oceano di nettare. Well, Bene. those who haven't received a high tantra Per coloro che non hanno initiation, the ricevuto difficulty about l'iniziazione di Manuttara Yoga Tantra, magari è un the po' più essence of the difficile. casa. Ma l'essenza è, As it were, come nelle parole, le insolubile. beatitudini e vacuità. Così Ah, dovete immaginarlo like that, you see, incredibilmente vasto. then you can offer Incredibilmente vasto. E potete fare l'offerta or according to Tantra, then if you o in wanted accordo to al share this tantra, with the o high se Tantra, volete fare then in un find modo più connect dettagliato, lo fate in the come in ocean accordo al connected Manuttara Yoga or Tantra, anything, le you see? cinque karya, i cinque nettari, e There's a potete whole visualizzare che being tutto venga inside tutto there. trasformato in questo oceano di nettare. That Tantra C'è un grandissimo is significato in high questo. Tantra, Questo not è il low Tantra. significato del Manuttara Yoga Tantra, non del tantra inferiore. E poi così Then you fate offer l'offerta. the Guru, Così fate l'offerta al the Guru Buddha. Radice, So my che è connection la manifestazione di tutti quanti i with Buddha. Ah, E quindi dalla mia parte, come il mio Guru, Sua Santità Dalai Lama. Ah, so generated, most Poi important thing was generate. La generated. cosa più importante è di generare. Scherzo, ma casuale. Cieli, cieli di, Scherzo, ma cieli di gioie, Japanese or bliss or di gioia o di grande beatitudine. So as the word says, then Come ho the suggestion detto, to your mind to begin one is with the c'è high la tantra on mind. richiesta alla What is mente, della propria mente, che diventi un tutt'uno con la mente del Guru, della Santa Guru, Santa Mente del Guru Radice. So, in this way, Così, così in questo modo, you collect potete accumulare merits like meriti, sky. meriti vasti quanto il cielo And you infinito, visualize in this way. incredibili meriti, Then visualizzando in questo modo. E poi, you create velocemente, unbelievable merits or kudos così to yourself. create così incredibili meriti With e Buddha, diventa, Dhamma, Dharmakaya. velocemente otterrete la santa mente del Guru Dharmakaya. Sangye chö dam so ge chö nam la chan chö ba dha dhani. Anda dhaya chö chö jibhya sun. Dora bhenche sangye ndu varay shuwa sangye chö dam so ge chö nam. Chan chö ba dha dhani jadu che dhaya chö chö jibhya sun. Dora bhenche sangye ndu varay shuwa sangye chö dam so ge chö nam. Chan chö ba dha dhani jadu che dhaya chö chö jibhya sun. Bhava bhenche sanje nruvare shu. Motivation. La motivazione, Short motivation. Purpose una of my breve life is to avoid motivazione. harm Lo scopo della mia vita è to quello di non create danneggiare gli a esseri number of senzienti, sentient beings ma and di a number of liberarli, loving kindness e di liberare bringing to innumerevoli esseri the senzienti, gli innumerevoli from the esseri oceans degli and from the inferni, sky, from the spiriti forest, famelici, animali, esseri umani, sura e asura, gli innumerevoli the esseri dello stato intermedio, I'm dall'oceano di bringing to sofferenza del the poor samsara, e dai loro this cause, dalle Dharma afflizioni survivor. mentali e del karma, e di condurre alla completa illuminazione, allo stato di Buddha, Deva amati completamente da solo. enlightenment. Quindi per questo devo ottenere lo stato dell'illuminazione. Quindi Continuation teaching the ascolto gli insegnamenti e prenderò rifugio. So after you Ok? understood well the my emphasis Spero che last abbiate time capito is bene even though le you cose have che ho said was enfatizzato precedentemente, very anche se different sì, thing, but
Era la spiegazione riguardo al rifugio, ma per dare rifugio, ma l'ho cercato di farlo molto esteso per far comprendere quanto siano preziosi gli esseri senzienti, vedete? E che prendendo rifugio nel Dharma non dovete danneggiare alcun essere senziente, dovete abbandonare e danneggiare gli esseri senzienti, naturalmente. Questa è la cosa principale, quella è la base, è la cosa principale del sentiero inferiore, e naturalmente anche negli insegnamenti Mahayana, oltre a questo, nel Mahayana dovete cercare di beneficiarli, quindi non danneggiare gli altri esseri senzienti, e beneficiare gli esseri senzienti. Queste due parole comprendono tutti gli incompleti insegnamenti di Buddha. Dovete comprendere questo. Quindi, gli 84.000 insegnamenti, se li dividiamo nel sentiero inferiore, nel sentiero Mahayana, gli insegnamenti dei sutri Mahayana, gli insegnamenti sono presentati in due modi, due livelli diversi. Negli esseri senzienti che hanno diversi livelli di mente, inferiore, intermedio e superiore. E questo è come vengono i diversi livelli di insegnamenti, vengono spiegati così. Non danneggiare alcun altro essere senziente, è compreso negli insegnamenti del sentiero inferiore, e beneficiare gli esseri senzienti comprende gli insegnamenti del Sutra Mahayana e del Tantra Mahayana, per cui tutti gli insegnamenti di Buddha sono compresi in questi due consigli, questi due aspetti. Quindi è veramente molto importante non danneggiare gli esseri senzienti ed essere in grado di beneficiarli, smettere di danneggiarli. Questa è la cosa più importante. E non so come ho menzionato ieri, Buddha, oh, tantissimo, gli esseri senzienti, non avete compassione, non prendete, preoccupate per niente, quello è li usate come spazzatura. E li usate semplicemente come dei fazzolettini di carta. Per esempio, prendete la pelle, la loro carne, e tutti quanti i vari tipi di modi diversi, di modi di si usano gli esseri senzienti. Non ha importanza quanto gli esseri senzienti, le persone sono educate, istruite, però nel mondo non ha importanza quanto uno sia ricco, milionario, zilionario, povero, qualsiasi. Loro devono soffrire per essere eoni, eoni, eoni negli ami inferiori, danneggiando non soltanto gli esseri umani, ma anche gli animali. Quindi, e trattare così gli animali come fazzolettini di carta, così come carta igienica. Quindi vengono usati così, è così veramente incredibile, c'è veramente così tanta ignoranza, anche gli esseri senzienti o gli esseri umani che sono così istruiti, hanno una mente ignorante, che non riescono a vedere niente, la loro mente è completamente oscurata in questa vita, al di là di questa vita non riescono a vedere assolutamente niente, al di là di questa vita, tutto quanto oscuro, non vedono niente. E questo riguardo la propria vita, non riescono a capire queste cose qua. È per il futuro, il passato e il presente, non si ricordano, e quindi il futuro non riescono a vederlo. So you see those people, I mean the Per cui butchers vedete quelle persone, per esempio i macellai. you see even their human body Vedete, anche se and hanno un their high corpo degree of umano, whatever hanno magari una you grandissima istruzione. You O cannot se uno comprehend comprende il that karma, il dharma, when you're in front non of him, potete you cannot see them comprendere when you're in front. quando siete di fronte a loro, quando li vedete, non potete You cannot bear. sopportare, non It's riuscite a like somebody sopportare, è come se who's about qualcuno è lì sull'orlo to be in di the hell realm, I mean the cadere large nei pot reami inferiori, of cooked food. negli So, I mean, inferni, in well, queste eating any animal pentole, is having
bollenti e il loro corpo viene completamente bollito. Sono proprio lì che al momento nascono in quella situazione e non riuscite neanche a sopportarlo, veramente una cosa incredibile. E questo è e quindi soffriranno così in un modo incredibile, di vita in vita, per eoni e eoni. E così creano tantissimo karma negativo e questa mente è veramente perché non comprendono il karma e non riescono a capire. Vi ricordate che ieri ho menzionato come la sofferenza deriva dal prendersi cura di se stesso e la felicità nel mondo, la felicità viene dal prendersi cura degli altri e la sofferenza viene dal prendersi cura di se stessi? E quindi il bambino che lavora per se stesso, invece l'essere saggio, l'essere saggio lavora per gli altri. Guardate la differenza, quello l'ho spiegato ieri. Se uno non cambia la propria mente, non può ottenere l'illuminazione. E anche nel samsara non c'è solo felicità. Ho spiegato questo ieri. Ok, va bene. Jiden dewa chinyeba tegun shinze dore jiden dungal chinyeba tegun rande dore jo. Mangdo sheda chijigo cheberangi tuan cheda. Tumaa chingi tuan cheba dingi di cheba tu. In the world they say that all the happiness, Nel mondo, tutte le felicità, so relating yourself then, relazione a se stessi, or came from tutte queste vengono your mind, dalla vostra mente wishing others happy, che desidera che gli altri wishing siano others happy, felici, and all che the desidera suffering la felicità degli altri in the world came e from tutte le sofferenze nel mondo vengono dal wishing oneself happy, desiderare such la felicità per se stessi, alone, l'attitudine autogratificante, or possibly l'egoismo. clear, very clear, Quindi prima, per rendere the veramente molto source chiaro of questo, those per who far suffering, chiarire suffering. bene che la fonte di In the tutte world queste and due cose, la the fonte other della sofferenza e la start to fonte della felicità understand nel mondo, non viene dagli altri, the ma bisogna comprendere che yours. viene da voi. Comprendere che viene da voi. So example is a child does Quindi work l'esempio himself. che è il Child bambino doesn't che human body. lavora soltanto When you per se hear child, stesso. it is a mind Il child. The bambino mind is non vuol dire un free bambino, ma vuol dire che è la child. mente You see, when infantile. the child, Mente when the child is infantile. Quando 5 si parla or di the bambino, è child, mente infantile. Che you see, i bambini, come i bambini litigano o quando but i bambini for giocano. example, E child così i put bambini, per esempio, feet il in the bambino sand mettono and then put i sand piedi on, nella and this is sabbia my e house. poi mettono la sabbia e dice: ah, questa è la The mia child casa. really hold real house. E poi Some of them credono say that che questa sia la one vera child casa tried to enter e the house qualcuno earlier, distrugge questa casa che hanno costruito e when you allora il bet bambino to si that, mette a they are piangere. totally childish, Ma you see, quando not vedete questo, vedete che è veramente una open. cosa infantile. E quindi questo è Like example, l'esempio. so many other things Quindi questi childish. sono gli esempi, So no? Poi ci sono we say tantissime cose when infantili. E old quando noi people vediamo una persona do something anziana nonsense, fa then we say qualcosa che childish. non ha senso, We si act dice che è veramente childish, like that, you infantile see. e che So agisce in un modo we say infantile. childish, not the body, the Quindi quando mind. si parla So di we, bambino non è il corpo, ma è la mente. as I said E before, si intende infantile. no matter how much E come ho detto high prima, non ha scientific importanza knowledge in quanto the una world, persona possa or avere no una conoscenza matter scientifica nel millionaire, mondo, how much non ha importanza you quanto see, uno sia how many ricco, degrees you have. milionario, miliardario o quanti You see, lauree uno but your possieda, motivation, ma se la when you vostra really live your values, motivazione, il modo spiritually, come voi vivete la vostra vita è soltanto then prendersi cura di that se stessi giorno e is notte, allora è un modo infantile di vivere. a child. Like that, you see, no matter
Non ha importanza quanto voi siete considerati come molto istruiti nel mondo o dei grandi eruditi in Occidente, ma se la vostra motivazione non è diversa dalle cimici, dai vermi, dalle tigri, dai serpenti, dalle formiche e dalle più piccole creature. Non c'è assolutamente differenza nella motivazione. Quello è il bambino, quello è un essere infantile. Quello è l'essere infantile. Coloro che hanno una grande comprensione del Santo Dharma e le lezioni, coloro che hanno bodhicitta particolarmente guardando dalla loro parte, come infantile. Probabilmente nel mondo, se qualcuno ha una motivazione è soltanto molto forte, è un profondo egoismo, attitudine autogratificante, e voi fate degli affari e accumulate un sacco di soldi, milioni, miliardi per esempio. Vedete qualcuno che con una motivazione, le persone nel mondo pensano: oh, wow, veramente incredibile, grandissimo, wow, e lui ha reso la sua vita veramente utile. Un certo tipo ha reso la sua vita ricca, però in accordo al Dharma, per quello che riguarda i Bodhisattva, per i Buddha Bodhisattva, dalla parte dei Buddha Bodhisattva, questo non è niente, non c'è assolutamente alcuna differenza fra gli insetti, la loro motivazione, il loro modo come vivono la loro vita. Capite? È veramente triste, è qualcosa che ti fa piangere. No, like that. So anyway, so then you see, we have been cherishing the I, Noi ci always siamo wishing presi happiness cura for ourselves. dell'io, sempre No, then, desiderando la felicità per se oh, from stessi, beginners to the birth, so then da we have been rinascita e senza free from inizio. samsara, E quindi free from non siamo suffering, ancora the liberi da six samsara, degrees of stiamo samsara from soffrendo beginners. nei No sei beginning, rami del there's no samsara, beginning. da rinascita. So Non c'è there's no inizio beginning. So when you think da about tempo that, senza inizio, non if c'è you inizio. Quando really pensate have to bene in quel abandon modo, right è veramente, now, dovete you have abbandonare to abandon immediatamente, proprio right adesso, this second, dovete abbandonare this proprio second. adesso, in questo secondo, l'attitudine All the autogratificante. source of E questo suffering, all the perché è suffering. la fonte di tutte quante le sofferenze. Tutte le Not sofferenze only vengono da quello. your suffering, but you Non cause soltanto la suffering to vostra others. sofferenza, This ma suggests le cause di sofferenza degli all the altri, sufferings. e con l'attitudine autogratificante, con l'egoismo, create la sofferenza per tutti gli esseri senzienti. E questo è il Real enemy. peggiore dei nemici, il vero Oh, like this. nemico. Yeah, so there are numberless sentient Quindi ci sono innumerevoli beings esseri from beginning to senzienti birth. che hanno No, so sofferto e che stanno many soffrendo da suffering is rinascita something senza that inizio. so E ci sono if you tantissimi come esseri into senzienti che the soffrono lifetime to be in part of moltissimi this modi diversi, in tantissime vite, e voi avete causato loro di they have soffrire created the karma for you. perché loro hanno creato il karma negativo per voi. Well, being Quindi un the esempio è being one essere, example being human the per mother, you esempio, create such negative la karma vostra to madre protect umana ha yourself. creato tantissimo karma negativo per voi per prendersi cura di Yeah, voi. since you're born, blah blah blah. Somebody think Quando about day and voi night, eravate interconnected. nati, giorno e Okay. notte, lei ha accumulato karma negativo per prendersi cura di So voi. then also Quindi, e I think poi ancora? when you're born bird, Quando voi siete nati, voi quando eravate nati come uccelli, per esempio, bigger bird, eravate questi grandi so they uccelli make fence, che fanno il nido, they make nest with the fanno dei rattan. nido con Then you see, dei pezzetti di I saw legno. even E particular bird.
un particolare uccello e anche loro prendono, si tolgono addirittura parte delle loro piume, prendono le loro piume e delle, le più piccole piume e le mettono, nel nido per rendere il nido più morbido per il figlio, per i piccoli. E così per cercare di tenerli caldi, e poi quando il pulcino salta fuori, allora questo legno grossolano, allora cominciano, si muovono, e quindi è molto difficile per noi. E quindi dentro è veramente molto morbido e soffice, e quindi mettono sempre della erba morbida, del legno morbido, in modo che siano caldi. Quindi la madre si toglie addirittura le sue piume per far sì che il nido sia più morbido. Riuscite a immaginare? Così. Innumerevoli esseri senzienti, loro hanno fatto questo per voi e sono stati veramente gentili in questo modo per voi e hanno sofferto da rinascita senza inizio. Quindi, cosa, è molto importante, ho menzionato queste cose perché voi comprendiate questo, che è la cosa più importante da capire, è proprio questa. Un giorno ho visto un piccolo uccello e un uccello più grande vicino all'oceano e vanno a pescare per i loro piccoli. Riuscite a immaginare? E poi i piccoli uccelli che vanno fuori vanno a catturare qualsiasi cosa, diverse cose, gli insetti, e poi li portano nel nido per nutrire i piccoli. Perché hanno un grande becco così, e quando la mamma arriva, loro aprono il becco così completamente e la mamma li nutre mettendo dentro ad uno. E delle volte c'è una mamma uccello, dice, ha 10-15 piccoli da nutrire. Non so quanti riesca a gestirne, erano tantissimi. E così sono tantissimi altri, molti altri animali fanno queste cose. E voglio dire queste cose, che uccidendo un essere senziente, la base, la motivazione, l'azione e lo scopo. Quindi, vedete, uccidendo uno, voi create il karma di rinascere nei rami inferiori e di sperimentare il risultato maturato. Poi ci sono altri tre risultati che voi sperimentate negli esseri, come esseri umani. Con un buon karma siete rinascite come esseri umani, però sperimentate tre tipi di sofferenze. Il risultato posseduto, in accordo al posto, dove c'è tantissimo pericolo nella vita, le guerre, malattie e molti problemi. Ci sono tantissimi problemi nella vostra vita. E questo è il risultato posseduto. E poi c'è l'esperienza del risultato simile alla causa, quindi quello, il danno che voi avete fatto agli altri, lo risultato di quello è che loro vi danneggiano. Sono quegli esseri senzienti ai quali voi avete creato danno, avete causato danno, allora vi danneggiano a loro volta, di vita in vita. Questa è l'esperienza del risultato simile alla causa. E poi il terzo è l'abitudine. Voi danneggiate gli altri esseri senzienti, quindi a causa dell'abitudine, allora voi create il karma di danneggiare altri esseri senzienti. An
di danneggiare ancora gli altri esseri senzienti, quello che può essere quello dell'uccidere, del rubare, di avere condotte sessuali scorrette e così via, tantissime cose, e oppure di mentire, qualsiasi cosa, e questo si fa ripetutamente. Quello karma negativo ancora produce quattro risultati di sofferenza, e questo continua, 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 così rendete così il vostro samsara senza fine, fino a che voi non incontrate il Dharma, non praticate il Dharma, allora continuerete a avere le sofferenze nel samsara, c'è di sofferenza nel samsara senza fine. Tutte le cose che potete vedere, tutto quello che potete vedere, se c'è, ci sono molte persone nel mondo che credono in Dio, ma se voi, noi a causa dell'ignoranza, l'ignoranza è come vasta quanto il cielo, come il cielo scuro dove non ci sono stelle, non c'è luce, non c'è sole, l'ignoranza, c'è una grande ignoranza di non conoscere il Dharma, non conoscere il karma, babà. Per cui torturate così voi stessi, voi torturate voi stessi da rinascere senza, abbiamo torturato noi stessi da rinascere senza, possiamo vedere queste cose in modo molto molto chiaro, non c'è assolutamente nessuno al di fuori di noi del quale lamentarci o di indicare come causa dei nostri problemi. Voi torturate così voi stessi, da rinascita senza inizio, anche in questa vita. E questa volta abbiamo ottenuto questa rinascita umana come esseri umani, avete ottenuto, avete incontrato il Dharma, avete incontrato il Santo Dharma, siete veramente una cosa fantastica, siete estremamente fortunati, fortunati, fortunati. E così avete incontrato il Santo Dharma, siete incredibilmente fortunati. Quanto è incredibilmente fortunato che se dovete realizzare questo. Quindi, quando uno è stato innumerevoli volte da rinascita senza inizio, non soltanto rinato come essere umano, in diversi esseri umani che sono stati vostra madre, non solo questo, ci sono diversi tipi, grandi uccelli, piccoli uccelli, innumerevoli volte da rinascita senza inizio. Semplicemente anche il momento in cui erano vostra madre, loro hanno sofferto uccidendo un insetto per portarvi il cibo. Da quello, eoni, come menzionato, creano il karma, creano il risultato simile al karma. È ancora uno sperimento a sofferto, i quattro tipi di sofferenza. Ripetutamente, quattro tipi di sofferenza. Per cui vedete, vi stavo semplicemente dando un'idea. Potete vedere molti esseri senzienti soffrono nei rami inferiori, le cause che hanno creato per voi, le cause che hanno creato per voi. Voi siete in samsara, siete rinati da loro e quindi loro hanno creato tantissimo karma negativo per prendersi cura di voi. Capite, mamma? E per cui, per eoni, se voi non riconoscete questo, ci sono molti esseri senzienti che stanno soffrendo nei reami inferiori, hanno sofferto, stanno soffrendo a causa vostra, perché hanno creato il karma per voi e quindi loro soffrono perché hanno creato il karma, le cause, il karma negativo e nel prendersi cura di voi. Wow. Quindi, non soltanto prendere rifugio, ma anche voi dovete cercare di realizzare la radice del sentiero per l'illuminazione, la gelosina al guru, vedere il guru come Buddha e seguire il guru correttamente, seguire i suoi consigli. E poi dovete generare le realizzazioni della rinuncia, del samsara, vedere che tutto l'intero samsara è della natura della sofferenza, non c'è assolutamente niente di buono, compreso i piaceri del samsara, sono puramente nella natura della sofferenza. Quindi allora potete generare bodhicitta e quindi non solo voi stessi aiutare, ma dovete aiutare gli innumerevoli esseri senzienti a condurre all'illuminazione. La cosa più importante di cui c'è bisogno è proprio bodhicitta e quindi realizzare la vacuità. C'è tantissimo bisogno. Questo è il fondamento. Poi c'è la parte della pratica del tantra, nel sentiero del tantra per realizzare e velocemente ottenere l'illuminazione, non soltanto in una vita, ma nel breve tempo di una vita, per ottenere l'illuminazione.
una breve vita di questi tempi degenerati, per cui veramente, veramente c'è bisogno di sforzarsi in questo. Veramente, il vostro lavoro principale è questo, per cui vedete che le ragioni perché praticare il Dharma è veramente molto importante, particolarmente generare bodhicitta e sentiero Mahayana. Guru Shakyamuni Buddha, molti eoni fa, lui aveva cambiato la sua mente. Nella sua vita precedente era esattamente come noi, con tantissimi problemi emotivi, sofferenze, malattie. Ma lui, allo stesso tempo, ha cambiato la sua mente dal desiderare la felicità per se stesso. Recitando, desidera la felicità per gli altri, prendersi cura degli altri. Ha cambiato completamente la sua mente in bodhicitta. Quindi lui aveva ottenuto già l'illuminazione, tantissimo, ha portato all'illuminazione innumerevoli esseri senzienti già, e quindi sta continuando ad essere di beneficio anche nel passato, nel futuro, esattamente come prima. Non è come Dio, l'idea che le persone pensano che sia come Dio. No, no, non so cosa pensano le persone, pensano di Dio. Io penso che una sorta di, forse che forse il cielo è Dio, non sono sicuro veramente che cosa sia Dio. Non ho sentito in Occidente che cosa sia Dio, ma viene considerato come la più alta autorità, qualcuno che può fare tutto quanto. Comunque, non è così. Buddha era esattamente come noi, con gli stessi problemi, ma ha cambiato la sua mente in bodhicitta, da prendersi cura dell'io nel prendersi cura degli altri, ed ha vissuto la sua vita, compreso anche il suo respiro, tutto quanto l'ha dedicato per gli esseri senzienti, sempre. Tutto quanto l'ha fatto per gli esseri senzienti, quindi sulla base di bodhicitta ha realizzato l'intero sentiero Mahayana, ha purificato i difetti grossolani e i difetti sottili, ha ottenuto tutte quante le complete realizzazioni eoni fa, e poi ha portato all'illuminazione già innumerevoli esseri senzienti nel passato, adesso e anche nel futuro. Buddha è proprio così. Quindi la sua mente non è una mente infantile, capite? La nostra mente è una mente infantile che è completamente sopraffatta dall'attitudine autocritica, dell'egoismo. Poi penso che non avevo menzionato, è veramente molto importante questa citazione di Shantideva. Se voi non cambiate voi stessi con gli altri, vuol dire la mente, mentalmente uno si prende cura degli altri e non di se stessi, non potete ottenere l'illuminazione. Anche se voi siete nel samsara, non c'è felicità. Lasciamo perdere le vite future. Non potete tenere nemmeno la felicità di questa vita. Questi sono gli esempi. Se voi avete dei servitori, allora i servitori non lavorano per voi. Non vi ascoltano. Solo questi problemi vengono proprio dal prendersi cura di se stessi. Poi, quando qualcuno ci dà del lavoro, il vostro datore di lavoro non vi dà il salario, non vi danno il salario o non vi danno abbastanza soldi. Così, tutti questi problemi vengono da voi, dalla vostra mente, dall'attitudine autogratificante. Ecco, e questo è come riconoscere da dove vengono i problemi veramente. E quindi per risolvere i problemi c'è bodhicitta, prendersi cura degli altri. Bodhicitta è prendersi cura degli altri. There's a rich family in Malaysia.
C'è una famiglia ricca in Malesia, una famiglia indiana in Malesia, una ricca famiglia indiana che vive in Malesia. Mi sono dimenticato il loro nome, comunque. Loro mi hanno detto che tutto quanto andava bene, ma un problema che loro avevano era che i loro servitori avevano tantissimi problemi con loro perché loro non venivano ascoltati e poi non facevano il lavoro che dovevano fare. Quello era il problema che loro avevano. Loro me l'hanno detto molti anni fa. Vedete, quei problemi vengono dall'attitudine autogratificante. Poi cita, ora e nel futuro, ora e nel futuro, per risolvere i problemi c'è la pratica di bodhicitta. E quindi da quello tutto quanto i servitori lavoreranno in accordo a quello che voi volete e il vostro padrone, il datore di lavoro, le guide. Tutto quanto vi daranno i soldi e così via. Tutto è nel mondo, è veramente questo è il modo della vera educazione nel mondo. Anche le persone che vanno all'università, nelle milioni di università che ci sono, anche se loro vanno lì, studiano un sacco, però non comprendono assolutamente gli insegnamenti Mahayana, non hanno assolutamente idea dei benefici di bodhicitta, dei benefici bodhicitta. No, questa sarebbe la vera educazione da dare. Quindi nel mondo parlare dei benefici di bodhicitta. Per favore, cercare di ricordarvelo, tenerlo in mente o tenerlo nel vostro diario, nel vostro diario, nei vostri quaderni di appunti. Quando uno che desidera ottenere, vuole guidare se stesso e gli altri, allora cambiate voi stessi con gli altri. Cambiare voi stessi con gli altri. Che è il generale bodhicitta. Quando uno desidera velocemente guidare se stesso e gli altri, cambiare se stessi e gli altri e praticare bodhicitta. E quindi fate questa pratica segretamente. Scrivete questo nel vostro libro di preghiere, mettete un appunto nel vostro diario, nel vostro diario. Scrivetelo e quindi cercate di ricordarvelo di questo quando incontrate i problemi. Quindi la conclusione, la soluzione è bodhicitta. Ma poi, se voi non praticate bodhicitta, particolarmente quando voi incontrate dei problemi con le persone, allora vi dimenticate di bodhicitta, voi siete completamente lontano da bodhicitta. Anche se voi avete letto gli insegnamenti del Bodhisattva Charivatara, però la pratica, voi siete veramente molto lontani, come il Tibet, voi siete veramente molto lontani. C'è un grandissimo spazio fra voi e Bodhicitta, se voi non praticate, però Bodhicitta è per tutto quanto. Dovete realizzare questo, che è la soluzione per tutto. Dovete realizzare da questa citazione. E Bodhisattva Charivatara ha fatto una citazione molto semplice. Questa è nel mondo, ci sono tantissime persone che si lamentano, e dei servitori e così via, che non hanno abbastanza soldi e così via. E quindi tutto questo, la ragione, se voi praticate bodhicitta, tutto quanto viene risolto da quello. Dovete riconoscere questo. Altrimenti continuate a litigare, voi portate la gente in tribunale e litigate, mettete le persone portate in tribunale e così via, senza fine. E questo diventa così, senza fine nel samsara. E lo create, mettete gli altri in tribunale e così via, nei prigioni, altre persone le mettete in prigione. E il risultato continua avanti, il samsara continua così senza fine. Questo è veramente molto triste, questo è veramente molto, molto triste, molto triste. Capite? Adesso voglio recitare delle citazioni degli insegnamenti scientifici molto importanti.
Sono veramente insegnamenti molto importanti. Finché voi non ammollate, non abbandonate il fuoco, allora la vostra mano continuerà a bruciare, finché non buttate via le braccia. È così, esattamente la stessa cosa, esattamente così. Fino a che voi non abbandonate l'io, o rinunciate all'io, no, lasciate andare l'io, allora la sofferenza non può essere abbandonata. La vostra sofferenza, i vostri problemi non possono essere abbandonati. Dovete conoscere questo. Questa c'è la logica, è veramente logico. Quindi le persone non sono così tanto egoisti, allora così creano tantissimi problemi per loro stessi. E quindi nelle persone, quella persona ha tantissimi problemi, e quindi sono tantissimi problemi. Più una persona è egoista, più grandi sono i problemi che deve sopportare. Veramente incredibile, incredibile. E tutto quanto continua così. La persona che è nella stessa situazione, che è povera, che ha una vita povera, non ha tanti mezzi di sostentamento, di cibo o vestiti, eccetera. È nella stessa situazione, ma la persona che ha meno egoismo, ha più buon cuore, allora tutti i loro problemi sono veramente molto meno. Voglio chiarire questa cosa. Meno egoismo si ha e ci sono meno considerazioni per se stessi e meno problemi per se stessi, così si hanno meno problemi. Questo è veramente cosa, anche se loro sono entrambi nella stessa situazione, no, che hanno magari uno esattamente pochissimi problemi. La persona che ha più buon cuore, la persona che ha più felicità, l'altra ha molta sofferenza e tantissima sofferenza. Quindi potete vedere che i problemi non vengono dall'esterno, ma perché sono creati dalla vostra mente. Questo è veramente molto chiaro. Per cui se voi volete voi dite wow, incredibile, wow. Allora la vera bodhicitta, l'area dove c'è un bodhisattva, il luogo dove c'è un bodhisattva che ha bodhicitta, che ha completamente rinunciato all'io e si prende cura degli altri, ovunque ci sia uno così, non soltanto gli esseri umani sono felici, c'è un buon sole, tutto quanto, ci hanno tantissime cose positive succedono, e anche i naga, gli spiriti dei luoghi e tutti gli esseri non umani, deva, esseri umani e anche i naga, gli spiriti locali, e tutti questi sono felici, tutti loro rispettano il bodhisattva, anche se sono i brahmini e dove c'è un bodhisattva cammina nella strada e nei suoi passi lascia delle spronte, anche i deva, i brahmini e cos'altro, Shiva, anche loro si prostrano, anche loro possono avere gioia che esaudisce i desideri nei loro capelli, però loro toccano le impronte dei bodhisattva. Così, riuscite a immaginare, è incredibile, le benedizioni degli esseri senzienti, le benedizioni che ricevono gli esseri senzienti, dove vive un bodhisattva, dove c'è un bodhisattva. Questo è sufficiente, ok? Quindi, per pacificare la propria sofferenza, la sofferenza degli altri esseri senzienti, abbandonate voi stessi per gli altri e prendetevi cura degli altri come voi stessi. E questa è veramente un'incredibile pratica. Prendetevi cura degli altri esattamente come di voi stessi.
Scrivete giusto, scrivete questa cosa qua. E deve essere la vostra pratica principale. Voi decidete, deve essere la vostra pratica principale nella vostra vita. Altrimenti, cosa fate? Fate gli esercizi di yoga, fate tantissimi esercizi, tantissime cose per liberarvi da samsara. Niente vi aiuta a liberare dal samsara. Diventa soltanto la sofferenza del samsara e anche la causa dei reami inferiori. Se volete praticare, oh, faccio il yoga, pratico i chakra, questo e quest'altro, e poi quando voi morite non siete neanche liberi dai reami inferiori. Ma se voi praticate bodhicitta, se la vostra pratica principale è bodhicitta nella vita, questo non soltanto per voi, ma anche questo porta felicità a tutti gli esseri senzienti. Ok, adesso la mia recitazione dell'attore di Laudo è terminata così, termina così. Ho dimenticato una riga. Praticare segretamente, anche questa citazione, questo significato è per i bodhisattva inferiori che non hanno abbastanza potere o capacità nella mente di praticare bodhicitta, di rinunciare a se stessi e di prendersi cura degli altri. E quindi loro. Quindi loro è segreto per loro, ma io penso potrebbe avere anche degli altri significati, come non dovete annunciare, oh, sto praticando bodhicitta, buon cuore, non dovete annunciare a tutto il mondo sui paesi, sui giornali, in televisione, mostrare quanto siete importanti nel praticare i bodhicitta. No, non così. Dovete praticare segretamente, vuol dire. Quando voi fate la pratica di Atton Le, è una pratica segreta. Le altre persone non devono sapere quello che voi state facendo, è una pratica mentale, non ha niente a che fare con il corpo. E quindi è una pratica segreta. Quindi bodhicitta, cambiare se stessi con gli altri, è una pratica segreta. Non lo dovete annunciare o fare pubblicità. Non fate questo. È come la pratica del tonlé, non lo dovete proclamare. E se voi l'annunciate, non aiuta la vostra mente. Magari potete sviluppare orgoglio e cose di questo genere e non beneficia la mente. Non beneficia la vostra mente. Così, queste non beneficiano la vostra mente. Non beneficia la vostra mente. Quindi ci sono molte ragioni per cui non fare pubblicità della pratica che fate. Devono essere tipo pratiche segrete. Questo è quello che intendo. E poi c'è. Poi c'è un'altra pratica di Shantideva, adesso non mi ricordo parola per parola, comunque. Voi usate le altre persone che vi servono, voi usate le altre persone che lavorino per voi perché per poter essere felici e avere comodità, gli altri esseri senzienti che siano gentili, li usate come schiavi. E soffrono e fate sì che gli altri sperimentino questo, queste cose di questo genere. Il risultato, ciò che succede, è che voi diventerete degli schiavi, voi diventerete schiavi. E così questo è il risultato, non soltanto per una vita, ma per molte vite, e va avanti e funziona, e va avanti così per sempre. Quindi, se voi servite gli altri in questa vita, servite gli altri, voi servite gli altri, è esattamente l'opposto. E quindi sono gli altri, sono i leader principali, o voi servite gli altri, e quindi naturalmente anche come schiavi o qualsiasi, se voi servite gli altri, siete
Siete umili e servite gli altri, siete gentili con gli altri, servite gli altri più possibile, non soltanto gli esseri umani ma anche gli animali. Allora quello crea il karma nelle vite future, in molte vite, per voi diventate un re o diventate un leader principale che ha tutte quante le ricchezze e il benessere per moltissime vite. E quindi in questo modo voi gradualmente potrete ottenere l'illuminazione e ottenere la felicità ultima e fino all'illuminazione. Quindi i Bodhisattva che rinunciano all'io e si prendono cura di tutti gli altri esseri senzienti, si prendono cura di tutti gli altri esseri senzienti come una madre, come la madre si prende cura del suo figlio e della sua figlia, così ha più interesse della vita del figlio e della figlia, ancora più di quella della sua vita stessa. Così la stessa cosa del Bodhisattva si prende cura degli altri esseri senzienti, che voi siete ricchi o poveri, che se voi amate il Bodhisattva oppure no, loro si prendono tantissima cura degli altri esseri senzienti. Questi è il Bodhisattva, è veramente molto felice, molto la sua mente è felice, è felice, è felice, è felice di essere schiavo, di servire gli altri, capite? E quindi la cosa più piacevole per loro, la cosa più che dà loro felicità, più tantissimo, per servire gli altri esseri senzienti, però. Ogni essere senziente, ogni essere senziente, nel passato, nel presente, tutte le felicità. Quindi, e da dove vengono tutti quanti? Buddha, Dharma e Sangha, vengono da loro. Gli esseri senzienti sono la cosa più preziosa, la cosa più presente, la cosa più, come ho spiegato, è cambiare la loro gentilezza e comprendere completamente la loro gentilezza, quanto è vasta la loro gentilezza. E così, per esempio, in Nepal, quando il Covid è cominciato, Gajola aveva consigliato di purificare il mondo facendo le offerte dello stock, fare le offerte agli insetti sacri. E così con Sogni Rinpoche, tutte le varie scuole, Kagyu-nyima, Sogni Rinpoche, Migyo Rinpoche, poi gli abati del Seche Monastery e Gajola e tutti quanti gli attendenti, Gelong e io stesso, siamo andati a Namo Buddha. E ho portato le cose per fare delle offerte e poi abbiamo fatto le dediche per tutti gli esseri senzienti. Per tutti gli esseri senzienti abbiamo offerto tutte queste cose e abbiamo dedicato per gli esseri senzienti e poi tutti gli esseri senzienti, tutti quanti, abbiamo offerto a nome di tutti quanti gli esseri senzienti, così per ogni senziente, per accumularsero meriti. Ho fatto una breve, dato una spiegazione di quanto gli esseri senzienti sono preziosi. E come Buddha, Dharma e Sangha vengono dagli esseri senzienti. Il Buddha, Dharma e Sangha sono molto preziosi, ma loro tutti quanti vengono da Buddha, tutti vengono da, non vengono dalla loro parte, non sono esistenti dalla loro parte, non sono venuti da loro stessi, dalla loro parte, loro non esistevano dalla loro parte, non sono. Questi sono venuti non esistevano dalla loro parte, loro sono venuti da ogni essere senziente, da ogni insetto, da ogni essere dell'inferno, da ogni spirito famelico. L'intero Buddha, Dharma e Sangha, innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha vengono da quindi gli esseri senzienti, mentre noi pensiamo ai soldi, al prezioso, pensiamo che possiamo fare tantissime cose, tenete quanti siete in grado di ottenere la felicità, le consideriamo così tanto preziose. Perché possiamo ottenere tutto quello che vogliamo, quindi le persone vogliono tantissimo. Quindi la land e la terra è molto preziosa perché potete far crescere i raccolti, potete far crescere il cibo e così via, avere tanto cibo e così via. E quindi prendete cibo e anche le persone possono avere, e quindi la terra è molto preziosa. Così gli esseri senzienti sono molto preziosi. Quindi ho spiegato questo nella base del Seche Monastery, era veramente sorpreso di sentire che gli esseri senzienti erano più preziosi del Buddha, considerando che gli esseri senzienti sono più gentili del Buddha.
Perché Buddha vengono da gli esseri senzienti, sono molto preziosi, sono così gentili. Quanto gentili, non potete immaginare, non potete immaginare. Bisogna realizzare che gli esseri senzienti, anche se voi amate Buddha, Dharma e Sangha, se avete devozione per Buddha, Dharma e Sangha, allora dovete amare, dovete prendervi cura degli altri esseri senzienti, ancora di più che di voi stessi, non soltanto gli esseri umani, ma anche gli insetti. Prendersi cura degli altri ancora di più, anche ora, adesso. Proprio adesso, quello che voi potete fare adesso è la cosa migliore, è di dare loro la felicità, per cui di base, naturalmente, è di recitare per esempio una mala di mantra, ma quello che potete fare, questo è quello che voi potete fare per gli esseri senzienti. Poi farò una breve citazione e poi continuo. Quindi dopo correrò velocemente a dare il rifugio. So, one more quotation, then finito. Quindi ancora un'altra citazione e poi Then finito. finito. Poi finito. Pidra Lama said, Il quinto Dalai Lama Dalla sede disse: sembra lotto ne. abbandonando il prendersi cura di sé, abbandonando il prendersi Non è cura di sé, tempo di with the key. con la chiave, con lo scopo di paying benefit con with lo the scopo key di contraccambiare i paying benefit benefici, con lo scopo di in contraccambiare i the benefici. in the action of harm is harm given by this Nella, so with the nell'azione del key danneggiare vuol dire danneggiare, di benefit danneggiare with gli the altri, key con lo paying benefit scopo di contraccambiare e dare beneficio. usually even the Normalmente, countries like anche America nei or paesi come Russia in poor America o countries Russia or o the I questi mean grandi paesi, The America, material dove c'è development, tantissimo they sviluppo have materiale, education, istruzione, look at eccetera. the whole world, look at it Tutto up, il mondo le living guarda other loro, country. che c'è, You che c'è. see? Ora, So somebody ancora harms you adesso like questi country, they paesi, harm se back. qualcuno vi Oh, danneggia, Russia, allora voi all contraccambiate that country danneggiando a over, loro a vostra somebody volta. they harm Così back. la All the Russia, other così wars naturalmente, tutti over, quanti Western cercano di wars, Indian contraccambiare wars, con. and E so così in questo the modo si hanno one tutti quanti i fighting vari tipi di guerre, che ci sono le to guerre nel fight. mondo, tutte queste le guerre, c'è tantissimo. So that creates karma, Tantissimi litigi. fighting next Questo life, crea next il life, karma he wants to di next life, avere il karma di endless litigare and nella vita that. futura, nella vita futura, nella vita, essere sempre il samsara. Oh, that's the E non c'è nature. fine al samsara in questo So mondo. that's why he Questa è la says, natura. you see, Ecco perché Sua that's why the Santità, per esempio, The young Tibetan, i giovani young tibetani Tibetan vogliono people fare la want to guerra like the rest con country, tutti gli altri paesi, Indian, come gli altri paesi, ma Tennessee, c'è Resi disse: non dovete fare questo, never non dovete mai fare you see, questo, never that, why, non don't dovete think, fare questo create karma perché? to Perché make war again. crea il If you karma create karma di again the avere war, sempre la you guerra. create karma, Voi fate those di fare il people will karma make della guerra, war voi create il to the next karma life di quelle again, persone, because avranno again, ancora the anche nelle war vite again, future, sempre, ripetutamente, ci sarà they sempre war questa again, guerra. Quindi continueranno queste guerre, queste andranno, continueranno sempre, sempre, e questo renderà la sofferenza del samsara senza fine. Quindi ci ha resi consigliati di generare pace, di non fare la guerra, ma generare la pace. Quello che è il contraccambiare, invece di dare danneggiare, dovete dare pace. Pace, Sua Santità Dalai Lama disse questo, dice questo. No land, Pamba, with the key of paying benefit to the action
Quindi con lo scopo di contraccambiare con beneficio l'azione del danneggiare, Okay, with the key to new thinking, depende goes quindi open the TTD questo dimensions, other dimensions, opening the apre door of the la porta happiness, della benefit, felicità, dei benefici, che assicura internal success was yourself or assicura il yourself, successo or yourself, del lavoro per se or stesse e per gli altri. towards Per gli altri meaning to se be quindi i due lavori vengono cessation portati a of all completamento, la the obscurity, blue cessazione sky, di tutte le and then complete oscurazioni, all the grossolani e realization, sottili, e then quindi also completamente di tutte le also realizzazioni, self, e and then anche il lavoro per se enlightenment, stessi, e or così transcendental ottenete to l'illuminazione. enlightenment, two E of quindi them. tutti quanti gli So, esseri senzienti possono success, ottenere l'illuminazione. Due incredible lavori, success. quindi successo Oh, that assicura is due open door. successi, e So, give me questa this key, apre la porta. opening door Con together. questo scopo che apre The la porta happiness insieme benefits alle or felicità e ai benefici e assicura il immediate successo success of the di two. queste due attività, di questi due lavori. The cosmic dimension Quindi è together with veramente, present. So, how fortunate, how siamo tanto wonderful it is. fortunati. Ah, E quanto è Buddha, fantastico questo. Questo è quello che whoever dice il quinto Dalai Lama. Questo è interested veramente is incredibile, what knows the interessante. what knowledge Questo è world quello che that gli esseri don't senzienti admit. fanno, You know, quello che le they, persone fanno, per esempio, in now how the America. rich billionaires, how Non ha importanza quanto they siano got ricchi o this, they don't milionari, have miliardari, in quanto a nothing. istruzione, loro non Otherwise conoscono queste you're cose. taking Se your qualcuno city. danneggia, Taking your city. City immediatamente, person. se And voi someone non happy because I contraccambiate con il danno, penso che voi siete sciocchi. benefiting is that I think the trend Pensare di, appunto, di your contraccambiare city con recruit essere, everything like con that. dare del beneficio, pensano che voi siete Is sciocchi, Dharma siete teacher. completamente No Buddhist matti. would have Ma it. che non hanno queste istruzioni, non conoscono il So they Dharma call us, e you quindi see. non hanno bodhicitta e So agiscono now esattamente then nell'opposto. with this key then the casually Con questo tipo di open door attitudine, of the questo che happiness benefit apre la over porta della incredible felicità e dei success of both benefici of e them, two assicura il persons. successo di entrambi. Now how Il tuo, fortunate, porta, how termini due wonderful scopi. it is. Wow, quanto siamo fortunati, quanto è meraviglioso. This is Wow. incredible, this is our Questo è veramente practice, huh? incredibile. Now this Questa è veramente la I want to pratica. tell you Ora, everybody, questo voglio dirvi a I don't know how dire a many tutti of you there quanti. are Non so family with quanti children, siete family people, di but voi anyway, how much hanno you know cambiato il vostro punto di this vista, Quinta ma Lama's comunque advice I questo, want you questo to del know. consiglio del quinto Dalai Lama, voglio che Wow, voi lo and write sappiate down your bene, prayer lo book or conoscete bene, your e diary, scrivetelo nel vostro libro di and preghiera, you nel see vostro because diario, nel vostro okay, quaderno di that's appunti, it, quello che voi bye. leggete tutti i giorni, va bene? Ok, questo è tutto. Arrivederci. Okay, so there's more kindness of a sentient being, as you Ok, c'è know, ancora di più goes riguardo to la gentilezza degli further esseri than senzienti, quelli che hanno sentito il so, Lambre, numberless sentient beings, every gli sentient innumerevoli being, esseri senzienti, since ogni your essere birth senziente and your dei sei mother, reami sono stati numberless times vostra on madre, the earth, and the innumerevoli kindness volte da and rinascita senza cosa, inizio, e la gentilezza kindness have di filled the body avervi of dato mind, then il also vostro kindness corpo, e anche la associated in gentilezza view, of course, now che you cannot meet Dharma, you cannot practice Dharma, so naturalmente, there are ora many things voi non avreste potuto incontrare il Dharma, non always potreste in praticare trouble, il Dharma, choosing the e happiness tutte to queste come cose, veramente, dato from questa the incredibile mother. opportunità e felicità, viene da vostra Wisdom, madre. so, protected your E life from voi hundreds ha of protetto dangerous la vostra life, vita da centinaia di pericoli even from the ogni time when giorno, your mother's womb. anche dal momento in cui eravate Allora, nel ventre materno. Ambala, Incredibile, then try to incredibile. E poi bear the ancora hardships, she bear the ha hardships affrontato for your tantissime difficoltà life, for you. per voi nella vostra vita You know, e per consider, evitare che voi foste danneggiati. so much demanding all the time, crying, Sempre ha cercato di night time proteggervi crying, having continuamente, piangendo, no people see, I'm volendo looking for my aiutarvi daughter. anche durante la notte. So much are E anche quando voi preoccupied, piangeva, eravate lì a piangere all like e this, cercavate di fare qualsiasi cosa per be a hardship, the hardship pacificare il to vostro Abba. sonno.
Ha sopportato tantissimi problemi, ha lavorato intensamente per prendersi cura di voi, per darvi il cibo, vestiti e poi un'istruzione, e poi mi ha dato la possibilità di andare a scuola. Ha affrontato tantissime difficoltà. E poi lei, poi vi ha condotto sul sentiero nel mondo e vi ha dato le istruzioni. E così, questa non è stata la prima volta, ma per di nascita e senza inizio, ogni essere senziente è stato così con voi, sono stati gentili con voi, in questo modo. A San Francisco, in aeroporto, dove stavamo aspettando per almeno 2 ore, c'era una famiglia. Non tanto, c'era una giovane ragazza che aveva 2 bambini, un bambino e una bambina, ed erano abbastanza vicini a noi, e loro si muovevano vicino al pilastro, e poi c'era più esercizio, era più comodo per loro. Comunque lei se ne prendeva cura di loro tantissimo, e li ho visti, e ho pensato, lei ha fatto questa cosa per me innumerevoli volte, di rinascita senza inizio, e si è preso cura di me, e poi l'ho sentita più vicina al mio cuore, e è diventata il mio cuore, è diventata così gentile, l'ho sentita gentile, anche gentile. E così, allo stesso modo, se voi riconoscete questo, quando voi pensate in questo modo, la realtà è così, allora quella è la gentilezza. Wow, wow, wow. E poi la parte successiva è quella di pensare alla gentilezza. Noi abbiamo la felicità nel proteggere il nostro corpo nella casa. Godiamo del nostro corpo. Questa casa è stata costruita e quando sono state messe le fondamenta e ci sono tantissimi animali, moltissimi animali vermi, moltissime formiche, topi e così via, moltissimi esseri senzienti sono morti e sono stati danneggiati, e anche persone che hanno creato tantissimo karma negativo per la costruzione di questa casa. E poi, e queste comodità sono successe per voi. Questa è un'incredibile gentilezza, queste comodità vengono da loro. E quindi la vostra felicità viene da tantissimi esseri senzienti che sono morti e hanno sofferto, hanno sperimentato tantissimi danni. E poi ancora per quello che riguarda il cibo, mangiando il cibo che noi, perché ci fa sopravvivere quotidianamente, e mangiando il cibo, hanno dovuto sperimentare, noi usiamo. Quindi bene, dagli esseri, se moltissimi esseri senzienti hanno perso la vita, e quindi da un riso viene da un altro riso e così via, e quindi un altro riso. E quindi ci sono tantissimo lavoro da fare in questo, vedete, bisogna mettere nell'acqua, poi dopo sradicarle e così via. E cioè, non so tutto il processo, comunque c'è tantissimo lavoro da fare, anche soltanto per un chicco di riso. Tantissimi vermi vengono uccisi in questo processo, e cioè questo riso viene, quindi ancora questo riso viene da moltissimi esseri senzienti, che molti esseri senzienti sono stati danneggiati e sono morti, e così si è creato tantissimo karma. E quindi le persone creano tantissimo karma negativo. Per migliaia di anni fa il riso viene dal riso, e questo viene dal riso, dall'ultimo quello che voi mangiate. Per cui ora, se voi mangiate con attitudine che pensate soltanto alla mia felicità, allora quella è veramente terribile. È la cosa più terribile nella visione della sofferenza di tutti gli esseri senzienti che hanno sofferto per quello. Da migliaia e migliaia e migliaia di anni,
Questo riso è continuato, ma voi lo mangiate semplicemente per la mia felicità, non per gli esseri senzienti, ma per la mia felicità. Questo è veramente molto egoista, veramente molto, è terribile, molto pazzesco, è terribile. Per cui ora dovete mangiare per loro, dovete mangiare per loro, per servirli, per lavorare per gli esseri senzienti. Allora, quello è corretto. E voi dovete praticare il Dharma per loro, qualsiasi azione di corpo, parola o mente voi fate, tutto quanto dovete lavorare per gli esseri senzienti, per beneficiare gli altri. Oh, così, così. Così tutto diventa Dharma. Diventa Dharma, niente diventa causa per Samsara, specialmente Bodhicitta. Tutto quanto diventa la causa per l'illuminazione, diventa la causa per l'illuminazione per ogni essere sentiente. Quello è veramente molto importante. Anche i vegetali, ci sono molti insetti nel giardino o negli orti dei vegetali. Loro dove vengono crescono i raccolti, quindi ci sono molte volte quando voi comprate i vegetali, non nel supermercato dove ci sono lì mettete lo spray e mettono appunto degli insetticide, e quando voi li lavate ci sono dei piccolissimi insetti, ci sono dei piccolissimi insetti, molte persone non lo sanno, e quindi li lavate i vegetali nell'acqua, e quindi comunque è così, proprio così. Così anche nell'acqua ci sono molti esseri senzienti, non li vedete, e molti vengono uccisi. E quindi noi sopravviviamo ogni giorno mangiando del cibo, ogni ora, ogni minuto. Quindi ora non c'è dubbio, dovete praticare Bodhicitta, dovete pensare al buon cuore, beneficiare tutti gli esseri senzienti. Dovete fare questo, non c'è assolutamente modo di continuare ad avere l'egoismo, non c'è modo. Dovete sapere questo, dovete lavorare per questo. Ok, così, questo è un altro modo di meditare sulla gentilezza degli esseri senzienti. Tutte le loro felicità vengono dagli esseri senzienti, nella loro sofferenza, vengono uccisi, vengono danneggiati, e così creano karma negativo per la vostra felicità. Quindi, così, quindi questo è dato. Quindi ora, adesso, ora prendendo rifugio, ora adesso, e ci sono anche i voti di Upasaka, prendendo rifugio se only Upasika, prendendo soltanto i voti di Upasika, c'è un voto, di un voto, due voti, tre voti, quattro voti, o i completi cinque voti. Completi i voti di Upasika sono cinque voti, quindi un voto, due voti, tre voti, quattro voti, cinque voti. Normalmente quando do il rifugio in Occidente, in dipendenza dagli individui, ci sono anche altri, al di là dell'uccidere, ci sono anche altre cose. Molto, molto importante prendere il voto, ma normalmente io dico dovete smettere di uccidere le persone normali. Io dico di prendere il voto di non uccidere, con l'intenzione. Con l'intenzione, non uccidere non soltanto gli esseri umani, ma anche gli insetti, ed anche i polli, i maiali, o cos'altro, le galline, i pesci, tutte queste. Per cui ho spiegato la gentilezza e quanto siano preziosi. Quanto loro siano, ho già spiegato questo, quindi ora di non uccidere gli altri esseri senzienti, prendere quel voto e non danneggiare. Quindi non danneggiando voi portate felicità, dovete sapere questo. Questa è la pratica, la cosa più importante, quello che voi dovete fare per aiutare gli esseri senzienti. Per cui normalmente io faccio questo.
questo. Per come vedete, qui la stessa cosa anche dal mio lato, dalla mia parte, uccidere, dovete smettere di uccidere, di prendere il voto di non uccidere, ma potete farlo prendendo con i cinque precetti, due, o prendete tre, quattro, cinque. Cinque sono completi i precetti di Upasika. E quindi, senza prendere soltanto prendere i voti del rifugio, ma dentro nel rifugio c'è la pratica di non uccidere. Per cui, quindi, questo è quello che voglio dire. Quindi, prima di tutto, fate la prostrazione, poi i voti di Upasika. Taking others' lives, Quindi, stealing il prendere la vita degli altri, uccidere, abbandonare abandoning del fare questo, that, smettere di I'm uccidere. introducing Sto semplicemente introduco the brevemente cinque, così le persone così hanno la possibilità di scegliere. Non dovete prenderli, o potete prendere tutti e cinque, coloro che possono, quelli che non possono, allora possono prendere qualsiasi numero loro possono, anche se non prendere nessun voto, e soltanto i voti del rifugio. Nel rifugio c'è la pratica, e già ve l'ho già spiegato, c'è i consigli generali che spiegati. Poi il secondo è quello di non impegnarsi nella condotta sessuale scorretta, la condotta sessuale scorretta, che è quello di avere rapporti sessuali con qualcuno che non ha il vostro partner, che non avete permesso di farlo, qualcuno che non è il vostro partner. Quindi, quella è una condotta sessuale scorretta. Quindi, evitare di avere grandi problemi, di andare in prigione, cose di questo genere. E quindi, ci sono un sacco di problemi, bisogna succedere un sacco di soldi, eccetera. E poi c'è l'altro, quello di non rubare, di prendere le cose che non sono state date, che sia anche un ago, qualsiasi cosa che costa o che appartiene a qualcun altro, che non, allora lo prendete. Se voi lo prendete per voi stessi, e allora pensate: ah, questo è mio. Allora, a quel punto, voi completate l'azione di rubare. Quando voi prendete qualcosa che non vi appartiene e pensate adesso questo è mio, allora in quel momento avete compiuto l'azione di rubare. Quello può essere preso, le cose possono essere prese in un modo pacifico o addirittura ingannando gli altri volontariamente o con la forza. Comunque, prendere le cose che causano, prendere le cose che appartengono agli altri, portarle via con la forza, eccetera, senza e il permesso. Quindi dovete evitare di uccidere. Poi c'è il voto di evitare di assumere alcol. Alcol, quella è una cosa diversa, che alcol vuol dire ciò che crea la vostra mente crazy, completamente no, senza controllo. Prima c'è vergogna, uno si sente vergognoso e così via. Quindi, dopo aver bevuto, la vostra mente diventa completamente senza controllo e quindi non c'è assolutamente vergogna. Uno fa un sacco di cose sbagliate, un sacco di cose senza senso. Voglio dire una cosa. C'era una donna che non era che sono in India, in Tibet, era una donna che aveva una capra e lei stava portando un vaso, un contenitore di vino. Aveva chiesto al monaco sulla strada: se tu hai sesso con me, o bevi il vino o uccidi la capra. Allora il monaco ha pensato: però se bevo il vino è più facile, e uccidere non va bene, e anche avere sesso non va bene. Per cui, se io bevo il vino, quando ho vissuto è completamente intossicato, completamente, allora è successo tutto quanto, ha avuto sesso con la donna e ha ucciso la capra, e tutto era successo così. Quindi,
Quindi, bevendo il vino, tutto questo è successo. Quindi, tantissimi danni, tantissimo pericolo per voi stessi, pericolo per la vostra vita, e alla fine vi porta alla morte prematura, mentre voi ovviamente seguite, poi dopo portate problemi alla famiglia, e ci sono tantissimi litigi, ci sono tantissimi problemi nella famiglia al di fuori, così ci sono tantissimi problemi. E poi, in questo modo uno non può praticare il Dharma. La mente è completamente fuori controllo. E quindi dovete cercare di evitare questo. È detto che l'alcol, da quello, dall'alcol sorgono tantissimi altri vizi. E quindi, in questo modo, ci si impegna in moltissimi karma negativi. Per cui cercare di evitare cinque e quindi prendere i cinque voti di Upaseka, altrimenti da quello voi potete per qualsiasi altra cosa, anche in quello che è la cosa più difficile dei cinque, molto difficile da controllare, allora quello cercate di fare quel voto di non darlo. Questo è veramente qualcosa che voi siete veramente abituati a fare, allora voi cercate di controllarvi e cercate di prendere il voto di fare questo, e in questo modo è veramente molto buono. Per cui dipende da voi decidere quale tipo di voto, soltanto prendere rifugio va bene, uguale lo stesso. Quindi adesso ci fermiamo, adesso continuiamo con la cerimonia della preghiera del rifugio. Ora, prima di tutto fate la prestazione a Buddha, Buddha che è il fondatore del Buddha Dharma, pensando al significato di Buddha, uno che è completamente libero dalle oscurazioni grossolane e sottili e ha completato tutte le realizzazioni, ha completi i poteri per guidare gli esseri senzienti e guidare voi. E la terza cosa è che ha la compassione, che abbraccia tutti gli esseri senzienti. E pensando in questo modo, voi fate le tre prostrazioni a Buddha e poi fate le tre prostrazioni a me, che vi do il rifugio. Se non potete fare prostrazioni con le vostre mani, in questo modo, tre volte, in questo modo. È così. E se non potete farlo stare in piedi e fare prostrazioni complete, potete fare così con le mani. Coloro che possono mettersi in ginocchio, possono mettersi in ginocchio. Coloro che possono si devono mettere con il ginocchio destro per terra. In ginocchio. E poi ripetete quello che io dico. Robert, then you repeat my what I recite. Poi ripetete Robert, quello che once io or so. dico. They should repeat. Robert, once or Devono so. ripetere. Robert, once Lopo or gonsu son. so. Kanye Lopo namje gonsu cho. son. Sangyela. Kani nangi cho. Kebzi chio. Sangyela. Oh, that's going Kebzu with the chio. Buddha. So I already explained Questo è prendere the rifugio nel connection Buddha. L'ho Buddha and spiegato. Il Buddha convenzionale e il Buddha assoluto. Ricordatevi di questo. Dharmakaya, Sambhakaya, then Dharmakaya, sorry, Sammakaya, Sammogakaya, Nirmanakaya. Sambhakaya and Nirmanakaya, Sammakaya e Nirmanakaya sono il Buddha convenzionale. then next one, Poi Dharma. successivo, il Dharma. Prendere Dharma, rifugio nel Dharma, l'ho già spiegato. Il Dharma assoluto è la saggezza che percepisce direttamente la vacuità e così via, che cessa tutte quante le afflizioni e tutte le oscurazioni, e quindi ottenete così il Nirvana, che cessa tutte le oscurazioni sottili, e quindi ottenete l'illuminazione. Quello è il Dharma assoluto. Il Dharma convenzionale sono i testi, le scritture che spiegano il sentiero per l'illuminazione e il sentiero per il Nirvana. The Supreme One, Il Devotee of Supremo, Attachment.
libero dall'attaccamento nel Dharma, io prendo rifugio. E siccome, perché l'attaccamento è menzionato che è perché è la causa immediata del samsara, è la più comune al di là della radice che è l'ignoranza. Ripetete, do chan dan tawa. Ora, sonanghi ciò, il sublime da Ram, il sublime dell'assemblea del Sangha, l'assoluto Sangha, ecco, sono coloro che hanno la saggezza che percepisce direttamente la vacuità. Il Sangha convenzionale sono i monaci completamente ordinati, ma che non hanno quelle realizzazioni del le realizzazioni assolute del Dharma. Quello è il sangha convenzionale. E quando voi prendete rifugio, prendete rifugio in entrambi. Buddha e Dharma. Sonanghi cho. Gedulla. Kyamsu chi o. Shizu tuya pado. Da chi si so pado. Gnendo, coloro che prendono i voti, voi pensate quale voto voi prendete di quei cinque, o soltanto il rifugio, o soltanto uno, recitate Gnendo, lo benghie, Gnendo, Sangiela, Gyabsu Chio, vuole prendere rifugio nel Buddha. Do Chandandrawa, Nangicho, Chola, Chiavsuccio. Questo è prendere rifugio nel Dharma, il Dharma convenzionale e il Dharma assoluto. So Nangicho, il Sangha assoluto e il Sangha assoluto. So Nangicho, Gedon la Chiavsuccio. Da Jinsen Jobardo, fino alla morte. Fino alla morte solo il mio solo rifugio o un voto o due voti, prendete quello che volete. Quindi, come stavo dicendo prima, anche se voi non vi ricordate, sono tantissimi, sono gentilissimi, quanto sono presenti, tutti Buddha, Dharma e Sangha vengono da loro. Moltissimi esseri senzienti soffrono e noi lo riconosciamo, però moltissime volte noi facciamo sì che loro creano del karma negativo che li farà soffrire, non lo riconosciamo, però moltissimi esseri senzienti soffrono, creano il karma negativo e prendersi cura di noi. E quindi la loro sofferenza continua, continua soltanto per una vita, ma di vita in vita per eoni e eoni. E quindi ora adesso dovete cercare di aiutare gli esseri senzienti soltanto prendendo i voti di Upasaka, prendendo rifugio soltanto o prendendo un voto di Upasaka, un voto, due voti, tre voti o quattro voti o tutti quanti. Da, ci si è fatto. Da, ci si è fatto. Fino a che non muoio. Ora con la terza volta Gnendu lo dirò forte. A quel tempo allora avete ricevuto i voti di Upasaka, del rifugio soltanto o un voto, due voti, tre voti, quello che volete. È così. E dovete al 100% dovete pensare di avete ricevuto questi voti. Ok? Altrimenti non li ricevete. Dovete pensare di ricevere. Gnani Nangicho. Sangye la Kiyosuchiyo. Do Chandandrala Wajangiyo. Cho la Kiyosuchiyo. So Nangicho. Yedun la Kiyosuchiyo. Da. Jinsen Shoryo Pardo. Gnendo. Gnendo. Lo vengi a son dozo. Lo pongi a dozo. The next one, the E poi il successivo,
Yarat. Change un po' di Non ha cambiato le azioni di corpo parola e hanno renounce the killing. rinunciato all'uccidere. E così, se voi prendete questo, allora dovete ripetere questo. Io prendo questo voto di rinunciare all'uccidere coloro che prendono questo voto, ok? La doba dejendo da you mention Da, dovete il vostro your name e nome. give a chance those who are taking the Sì, che ora lava chiama. Coloro che prendono i voti, to not kill ora the di non uccidere, devono she give ripetere a chance questo. to the so the casa che sei so è about Soggio va bande, soggio va le, la doba geo, e la tambo di, da pava da giomba da daghe, la valla Gesù lo va, gido, denne o dende, dozo tigre, E adas, quindi coloro che prendono gli adas, altri voti, adas, adas, come gli altri hanno abbandonato la condotta abbandonate, sessuale cattore, scorretta, il rubare, il di, mentire. cattore, certi miscontati, intende? Stealing and telling lie, you know, telling Il lie, the mentire heaviest one is è più pesante you don't che have voi realization, but potete. you show other people Non avete delle realizzazioni, ma volete far that finta che avete those delle who altre think they realizzazioni. can, Questa è la some people menzogna are più very much into grande. that, Alcune persone they sono want veramente this, molto nothing in strange questo, about it. e che non hanno delle Some realizzazioni, però people are cercano di humble. mostrare agli altri di avere delle Yes, realizzazioni. Alcune persone so sono I molto understand. umili e dovete stare I'm veramente molto told to not attenti a be come like parlate e di non that. essere così. Stare So, veramente molto attenti. E poi, so per then, quello che okay, riguarda then alcol. poi So that, l'alcol, allora enough per those you're questo, taking, you think in the mind se that you quello che take it, prendete, you pensate decide nella mente, it. che pensate che è Yeah, ok, poi decidere. Dove lo vai in bada, dove mi vada, dove c'è da c'è vecchia, ne va giù, fammi vedere, la tua parte c'è da, da, mi dice, mi dice, ci dice, ci dice, ci dice, ci dice, ma c'è ma la mata, dove lo vai in bada, dove mi vada, dove c'è da c'è vecchia, ne va giù, fammi vedere, la tua parte c'è da, ma c'è da, He said, Lavajito, I said, Taino, you said, Lexo, E quello di cola, io non Taino, dovete dire Lexo, Taino, Lexo, Taino, you said, Lexo, Taino, Lexo. oh, that's Tibetan, one language, one Questo word, è Lexo, una parola in yes, tibetano I said, this is che a vuol dire method, sì. Io ho method detto for, questo è to be free of il metodo samsara, per yes. essere liberi dal samsara So you say yes. e voi ripetete sì. Okay. Poi ora. Then Quindi maybe ora three processions fate tre maybe prostrazioni. three processions first. Okay. Potete fare tre prostrazioni prima. Haven received the Quelli che refuge, hanno preso it rifugio was a vow. o i voti di Upasaka. Also now we dedicate Ora dedichiamo. Dijo da pasa beza beja mere zubra A rama causa di cheda quanti mere immeri del zubra passato, bana del bale presente e del sente futuro, mena bale accumulati a me, zubra e immeri dei tre tempi oh accumulati, then innumerevoli Buddha, may each e of innumerevoli you esseri senzienti, consider possiate ognuno di morality voi avere la moralità, ethical
l'etica, la moralità etica, senza errori, ed essere in grado di mantenere senza errori, con purezza, senza orgoglio, ed essere in grado di portare a completamento la perfezione della moralità nella vostra vita. In tutte le vite, essere in grado di vivere nei voti completi, pregati in questo modo, dedicati in questo modo. E anche coloro che hanno preso i voti nel passato, ma li hanno rotti ora, adesso, e potete prendere ancora. Per cui voi avete ricevuto il voto e lo state prendendo il voto ancora. Se l'avete preso prima e poi l'avete rotto, in quel caso lo potete prendere ancora. E quindi così si purifica. A causa di quanti media del passato e del presente sono accumulati da me accumulati, dovete pensare in voi, tutti i meriti accumulati da innumerevoli esseri senza innumerevoli Buddha, posso Bodhicitta, che è la fonte di tutte le felicità e il successo, compresa l'illuminazione per voi stessi e per ogni essere sentiente, possa essere generata nel vostro cuore, nel cuore di ogni essere sentiente, negli inferni, gli spiriti famigli, gli animali, gli esseri umani, misura azzurra, essere nello stato intermedio immediatamente, e possa questo può essere sviluppato. Now the dedicated merit. Adesso dedichiamo i meriti. Samsara Nirvana. Samsara Nirvana. Non so, nella natura. La natura di vera esistenza. Non possiedono quello. Even atom size. Perfino un atomo. Della dimensione di un atomo. And cause and result non ce l'hanno, e anche il causa e il risultato originati dipendentemente sono infallibili, non si contraddicono a vicenda, ma si sostengono vicendevolmente. Per realizzare questa la visione di Nagarjuna, Nagarjuna ha chiarito quello che Buddha ha insegnato. Lui ha chiarito per noi esseri senzienti, ha dedicato questo per voi stessi, per la vostra famiglia e per tutti gli esseri senzienti. A causa di quanti meriti del passato, del presente e del futuro accumulati, accumulati da me stesso, accumulati da tutti gli altri esseri senzienti, innumerevoli Buddha, innumerevoli Buddha, in tutte le vite, forse l'Amazon K, essere il mio guru Mahayana diretto, per voi stessi, per la vostra famiglia, per tutti gli studenti, per i benefattori e per tutti voi. E per tutti voi che non siate, non essere mai separati dal sentiero, puro sentiero, anche per un secondo, neanche per un secondo.
non essere mai abbandonati dal sentiero puro che compiace tutti quanti i Buddha, non essere mai separati neppure per un secondo. Pregate questo per voi stessi, per la vostra famiglia e per tutti gli studenti. Se la kundu jawa tsonga vete chwa tenye ngozo ete pete jave ngabe lamsa tenye la keche tsanyan dhoba ma jo Per voi stessi e diventare il guru Cenresi. Pregate affinché di far sì che voi stessi diventiate Guru Cenresi. Per realizzare gli insegnamenti di Lama Tsongkhapa in questa vera vita, in questa vita. Non solo intellettualmente, avere una comprensione intellettuale, ma realizzare ciò che è insegnato nel sentiero, nei testi. Dedicate all the merits to never voi dedicate tutti quanti i meriti per non generare nessun tipo di eresia nei confronti delle azioni del Guru e vedere qualsiasi azione che venga fatta e vederla come pura, come una santa azione del Guru. E quindi di ricevere le benedizioni del Guru nel proprio cuore. E tutti quanti voi pregate in questo modo molto intensamente dal profondo del cuore. Ho lasciato fuori una cosa. In generale, i consigli del rifugio, queste, semplicemente leggo i consigli generali del rifugio, come sono, ci sono quattro punti di come praticare il Dharma. Uno deve affidarsi agli esseri santi, questo vuol dire al Guru. Ascoltare il Santo Dharma, questo vuol dire di ascoltare il più possibile. E dopo aver compreso correttamente, seguire la pratica del Dharma. Seguire il Dharma e praticarlo. Uno non deve lasciare se stesso di essere completamente eccitato. Come far sorgere l'attaccamento? Uno deve cercare di controllare i sensi quando è nel pericolo di creare karma negativo. Anche questo può essere la rabbia, e deve cercare di avere controllo dei propri sensi anche per quello che riguarda la rabbia. Prendere i più voti possibili con il grado che mantenere. Uno può prendere gli otto precetti Mahayana, prendere gli otto precetti Mahayana, ce n'è uno che si prende. Tanto tempo fa avevo fatto, ho dato la trasmissione orale, potete prendere gli otto precetti, e perché così ricevete il lignaggio. Oggi non possiamo farlo, ma forse un altro giorno di buon auspicio.
Gli otto precetti magari sono semplicemente per un giorno. Anybody can take bhikshus, non Chiunque può bhikshus, prenderli, anybody can take. bhikshu, But monaci there's a completamente Pratimamsa ordinati, cioè at 8 ci sono and dei that is only pratimasci, gli otto precetti, quelli che sono retained by soltanto per lay le persone laiche, people, no, non per not tutti quanti, generally. coloro che So vivono if come voti those who are nei voti da living Vietsu, Bhikshu da Gelong, Rangpo, touches the vows and the 20 o nei principles, voti 36 voti then if they take the 153, allora voi lower prendete dei vows voti the five inferiori precepts or come imperatives, i then they 5 lose the precetti o gli 8 higher vow. precetti, allora perdono i voti superiori. So 81 precepts anybody can Ma take, invece just gli 8 precetti 81 Mahayana, precepts. tutti quanti lo possono prendere, gli 8 precetti Mahayana At that time possono with essere presi da Bodhicitta. tutti quanti con Bodhicitta. So if it did happen, maybe you can take from Se non è successo, Tenzin però Gapa. magari potete prendere da Geshe Tenzin And that's Zopa. very so Quello è important there, veramente molto, like for molto example importante. tomorrow Così, per I can esempio, take domani this the potete Buddha's feast prendere days gli otto precetti and Mahayana, Sangha feast giorni speciali del Buddha days, o nei giorni dell'eclisse. tomorrow is 100.000, three, especially the domani combined ci world, sono, could sono be i 300 tre. million Sono i days, possible. 300.000, 300 Anyway, milioni di volte aumentano. then you can take a letter, depending E on the quindi capacity of potete mind, prendere you know, successivamente, in like even Gesù dipendenza dalle capacità della vostra vows, mente, come Gelong vows, anche voti di even Geshe o more vows, Gelong. you can take like Ci that sono also, molti più if voti che that's voi potete advantage. prendere, e meglio è al di là degli otto Then precetti Mahayana. one should have a compassionate Uno attitude deve avere towards compassione, sentience. attitudine So, compassionevole verso gli esseri senzienti. that's one thing to Questa è una keep cosa da out, mantenere, di avere in mente, one thing di to always ricordarsi, pay di attention. avere sempre, avere attenzione per questo. E quindi So generate more compassion to those who generate are più sentient, compassione, beyond sentience, and più spare compassione yourself verso gli from esseri suffering senzienti or generali e agli esseri trouble. senzienti che hanno tantissima sofferenza, hanno problemi. And those who get E angry at you, complain you, coloro beat you, che si arrabbiano con voi, che publish you. si arrabbiano con voi, che vi Number four. picchiano e When così, o che eating or abusano di drinking, voi. one should make Quando effort mangiate to o offer to the bevete, rare uno deve fare lo sublime sforzo di fare l'offerta realization. ai rari One supremi, should chant ai well rari in the supremi. lotus Buddha Dharma Sangha, uno deve exerting addestrarsi bene nei precetti del oneself to rifugio, make offering compreso to the teachers. fare l'offerta di se stessi ai tre gioielli. Quindi, Even when you eat anche candies, quando voi mangiate una make caramella offering, o fate la offering. prima offerta, lo dovete fare ai Buddha. What do you, your Ogni volta che offering voi in specific, mangiate un gelato o ice una cream, bevanda, un or gelato o cappuccino, un cappuccino, not immediately run, run immediatamente correre offering. Don't per immediately bere, become ma fate crazy. prima l'offerta. Run to Non the fate like come dei dog matti, eating no? food. Comprete, No, come that is i cani impossible. mangiano il cibo, non così. Prima di tutto So fate this, l'offerta. I mean, this has Questo, become da very big questo karma diventa un buon karma. after making changes. E So, nel passato il fare la Dharma, carità, so what, Dharma, e quindi so voi then fate you l'offerta enter my offering. e That's dovete fare not what l'offerta. it is, but I'm saying. Oh, you may offering. Quando fate un'offerta, When you may offering, you see, one day is quando fate the Buddha l'offerta that you receive al teaching, guru dal so quale you ricevete gli meet like that, insegnamenti, and then lo there's visualizzate the questo, Dhamma Sangha e at poi that c'è time. il Buddha, So you Dharma e may offering Sangha, to that. There's e all quindi those Dhamma fate Sangha. l'offerta a tutto You questo, may e c'è il Buddha offering Dharma e to Sangha, that. fate But then l'offerta a questo, e take this poi blessing così ricevete le benedizioni, to e purify così your purificate obscurity le in your vostre mind, but oscurazioni e il karma receive negativo, realization, e teaching. ricevete le realizzazioni fino all'illuminazione. And then while you're eating E also, poi, mentre voi state very mangiando, good to meditate, è anche molto not buono let meditare, distracted di non your mind, farmi your sì che la life, vostra mente sia distratta, la vostra mente which is sia affecting completamente avvolta anger nell'attaccamento, nella rabbia e nell'ignoranza. so Per cui you visualize visualizzate il Buddha in your Buddha heart, al vostro cuore,
Buddha, Il Buddha è il guru. Guru is Buddha, Buddha is Guru. So, Guru è Buddha, video, Buddha while you're è il eating, guru. Visualizzate mentre voi mangiate, costantemente fate constantly l'offerta a questo. generated E skies of quindi genera così cieli di Japanese beatitudine, bliss also. Facendo, meditando in questo modo. That made me Così, think like that. So, meditando in quel modo, voi so accumulate in so you tantissimi place meriti in questo this modo. way, Guru is Buddha, Buddha is E Guru, anyway. pensando al So guru you e place the Buddha, e che highest Buddha demand è il guru, and vi accumulate i più vasti meriti greatest purification e like that. create così la più Unbelievable grande cause purificazione. enlightenment Quella è is. veramente un'incredibile causa That's one way. dell'illuminazione che The voi other way, if you create. receive E questo è un initiation, modo. L'altro modo, se avete ricevuto great l'iniziazione, la grande iniziazione del Manutala initiation Yoga Tantra, last potete visualizzare voi stessi Sunday, in the nella sua totale deity, divinità come deity, Vajrayogini, Eruka, questa magia whatever. Yamantaka, Chakrasambhara, You can be a Kalachakra deity, qualsiasi, potete visualizzare voi stessi nella sua totale divinità, e not quindi only voi deity, stessi but as non guru. solo siete la divinità, That ma siete guru il get guru, initiation. e quello è il guru che vi ha dato l'iniziazione. Anyway, your guru, Il that vostro guru radice, so you all you're lui eating stesso, is per cui constantly mentre voi state with that. mangiando, costantemente fate Then l'offerta a questo, experience in Sam e quindi Buddha sperimentate così la stessa cosa, quello che ho spiegato prima. is the only who receives Questo è soltanto per coloro che high hanno kind of ricevuto initiation. l'iniziazione di Manutara Yoga Tantra, Others cannot do. altrimenti voi non potete farlo. If you do it, then you go to, next day you go Se lo to fate, the il prison. giorno successivo andate in ritiro, è come andare in prigione. Se, no, se voi fate questo, il giorno dopo andate a finire in prigione. Potete fare il ritiro in prigione. Also come back next day to the Potete anche town. tornare indietro il You giorno successivo della did go to prigione. prison. Se Yeah, I'll have to come voi siete back. andati in prigione, vi date il permesso di tornare indietro. So bigger, Poi, more rice or more più food grande e più you vasta è accumulate il cibo. Allora, unbelievable merit. Kyabjesa Rinpoche ci disse More che food you accumulate incredibili meriti. Più cibo have. This is avete, good for è meglio people who è. have big Questo è stomach buono per le and persone che hanno un grande everyone. stomaco e che sono capaci di One mangiare plate, two tanto. plate, three plate, Un piatto, due piatti, four tre plate. piatti, quattro piatti. So I was a Bauda Ero over the allo Stupa pizza di restaurant, Boda, il pizza Buddha, drawing ristorante della pizza, pizza with a cheese c'era la covered with pizza, and ma drawing for eating. con So la I respected that. So pizza, I had col, two cioè, ho plates mangiato spaghetti, gli spaghetti, not one ho one. mangiato due I piatti di had spaghetti, one non plate soltanto when uno, but there is a sempre time cioè, and un few times piatto I molte had volte, ma poi two plates ho instant avuto two due plates. piatti di, ogni volta due piatti di So spaghetti. of course I don't create Naturalmente I'm sure non ho creato, sono two plates sicuro of che non ho, spaghetti ho that two avuto plates in the due Gnana. piatti di spaghetti, due The piatti di spaghetti karma negativo. when the cook Gli spaghetti food quando looks as small, erano but when you cuciti, put the erano pork cotti, sembravano inside, then pochi, e becomes a poi lot. quando li metti dentro When you put the diventano pork, tantissimi. then, you know, Quando mettete la then forchetta becomes a lot. diventano When tantissimi. E you quando lo muovete, come slide, si dice? Quando si gira, enlarge. So these are the quindi queste sono refuge le pratiche del daily, you rifugio, see, queste most sono le pratiche Buddha, quotidiane, le very cose più important thing, Bodhidharma. incredibili, molto importanti, You met molto my importanti, teacher, molto importanti. very beginning, Bodhidharma, Voi I told incontrate you, insegnamenti muoianti. most important hours you remember. La cosa più importante, la cosa più Then you importante. merit what you collect,
i vostri meriti che voi accumulate sono ancora più vasti del cielo. Se voi lo fate con Bodhicitta, allora se voi offrite, sono ancora più vasti del cielo infinito. Questo pratica del rifugio generale sono veramente incredibile metodo per accumulare meriti. La macchiella, incredibile, incredibile, cosa più incredibile, come modo di accumulare meriti per ottenere l'illuminazione velocemente. Ora la parte successiva riguarda le prostrazioni. Alla mattina, quando voi vi alzate, fate 3 prostrazioni e prima di andare a dormire fate 3 prostrazioni e poi andate a dormire. Se avete una statua di Buddha, la mettete lì e se voi vi prostrate fate questo. Ed è facile, altrimenti dovete cercare di visualizzarlo. Non so quante per... quante ore ci vogliono per visualizzare, quanti giorni ci vogliono per visualizzare. How many years? Quanti anni? Okay, so or you know quindi potete mettere la foto del guru o altre cose, qualsiasi cosa. Quello che voglio spiegarvi è come fare visualizzazione, la meditazione con la meditazione con la prostrazione. Il mio stile, Maybe you can flip out. Magari completamente svenite nel sentire questo. Svenite se siete completamente incoscienti. Unconscious. Okay. So again, Bodhicitta. Poi ancora Bodhicitta, come ho spiegato prima, questo più breve, dovete fare esattamente così. Dovete ricordarvi sempre Bodhicitta prima, in qualsiasi azione facciate, dovete pensare sempre a Bodhicitta. Questa è una pratica veramente molto importante. Quindi ancora con Bodhicitta, io spero che voi comprendiate. E gli studenti anziani comunque i nuovi possono parlare fra, con le persone, con gli studenti più anziani. Quindi le mani le mettete così, così è namaste, le prostrazioni è così, con le mani giunte e con il pollice all'interno delle mani. So these two hands, e abbiamo le mani giunte e quindi questo two best, the two hands, two best. Le absolute truth, convergent truth. Le mani. Two truth, allora il pollice all'interno significano il gioiello che esaudisce i desideri come si arrese. Poi ancora, queste due mani hanno il significato, sono le due basi. Le basi, le due basi, l'assoluto, la verità convenzionale, la verità ultima, e rappresentano la base del buddismo, l'intero buddismo, i due basi, le due mani, ovvero quindi il sentiero della saggezza e il sentiero della compassione, ok? E quindi i due risultati che sono, che si ottengono, il Dharmakaya e il Rupakaya, tutto questo con queste due mani. E poi in accordo anche Geshe. E ancora le due mani insieme nella prostrazione contengono tutto quanto l'insegnamento di Buddha. Dovete comprendere questo. Questo è così. Un Geshe disse che le 10 dita significano le 10 virtù. E anche questo è molto buono pensare. E poi questo significa purifica il karma negativo del corpo e crea le cause per ottenere
le speciali qualità del Santo Pennacolo. Corpo di Buddha, il pennacolo. So you have to create the cause Quindi creare le cause per to this ottenere holy body, the il cause, Santo then you have Corpo del to create the cause Buddha, of le pennacle, qualità, e quindi unbelievable avete create le cause per merit. Then il when you do pennacolo. E questi sono incredibili meriti. Quando voi here, fate così, measure on here. quando lo mettete qua alla gola, allora, e questo purifica il karma e i difetti, no, quando lo mettete sulla fronte, questo purifica il karma e i difetti negativi del corpo da tempo sestinese, e poi crea le cause, crea le cause. Here, what Super. this decides Il language ricciolo and the school and the ghost in mezzo alla fronte di Buddha. curled so that is one special sign of Buddha La lunghezza è un segno speciale del so Santo that Corpo del creates a Buddha. cause of E quello crea le cause unbelievable merit incredibili, so to incredibili, incredibili create a meriti. cause of that. Quindi crea le cause per quello. E poi si mettono le mani giunte alla. Si mettono le mani They giunte alla purify the gola. Questo karmas of spirit, purifica il holy karma spirit, holy negativo. energy, but wicked spirit. So Karma negativo, here, oscurazioni accumulate con la then parola you da tempo senza spirit, inizio. but the E holy quindi body, questo fa sì che beautiful. uno possa ottenere il Santo Corpo del Then Vajra, here, del Santo Corpo Vajra del Buddha. cause to E qui, create a cause mettendo created crea le cause cause per of holy spirit. ottenere il Santo Corpo. La santa parola vagina del Buddha. Then here purify Poi, negative le karma mani giunte created with the al mind cuore, purifica il obscurity karma negativo of the mind accumulato con la mente, le contaminated oscurazioni and the mind accumulate con la mente, created da tempo senese, e the fa sì holy mind di poter omniscient. ottenere la santa mente del So with the Buddha. Bodhicitta, if you prostrate, L'onniscienza, quindi then con Bodhicitta, se voi vi each prostrate, prostration allora ogni you create prostrazione vi merit more accumulate than sky. meriti ancora più vasti del If you cielo. say cosa? È detto nel Chandra Semdal, Nagarjuna teaching, commentary Chacho of Sempel Bodhicitta. del Nagarjuna, gli insegnamenti di Nagarjuna, commentario di Bodhicitta. If the Bodhicitta is Se generated, Bodhicitta è generata, by generating just the Bodhicitta, by generando generating soltanto just the bodhicitta, generando Bodhicitta, soltanto bodhicitta, whatever merits, qualsiasi merito, whatever casa, whatever qualsiasi heaps of merits accumulo di collected, meriti viene if it accumulato. manifests in the Se si material, the potesse form, manifestare in un if it aspetto, una manifests forma in the form, materiale, se potesse manifestare in un more than aspetto sky. materiale, sarebbe ancora più vasto del cielo That's one infinito. quotation. Then there's a Questa quotation è una from Buddha, citazione, poi una citazione Ramadas, da Lama the Consciousness. Lama Atisha, Also, dal lampa who del has no sentiero per matter, beautiful. l'illuminazione. Another meditation. Ma ora la I say my meditazione, style, or that's my è meditation. il mio stile della So, meditazione. Quando voi when you vi put the prostrate, like this, quando voi mettete le and mani così, in questo this, modo, then sul you capo, visualize the guru. voi visualizzate il Also, if there is guru. statue, C'è una whatever statua, statue, Buddha o qualsiasi statua di Amaterasu, Buddha. whatever, all that, that's guru. E quello che inteso, quello That's è il your, guru. see, Io potete visualizzare il vostro or just any guru guru, yeah, o that's enough. semplicemente qualsiasi guru che voi avete, Oh, senza without separazione. separation. Senza separazione. Patamba Sangye happened during Padampa Milarepa's time. Sanghe, che visse durante il Came from tempo di India, Milarepa, lui went arrivò dall'India through Nepal e to one fort, attraverso il Tingri, Nepal is one andò area a until I, Tingri, he lived cioè è there, un'area I don't in know how many Tibet, years. e lui visse lì non so per quanti So anni. Tingri Gyatso handed advice E Tigri Gyatso ha by dato 100 Patamba Sangye to the consigli people when people left. alle So I persone di received the Tigri lineage prima che of gli that andasse. Ho from ricevuto il Kempe Kunala lignaggio da Marimba questo Kipipu Khyabce Sabha, Kunala who gave Marimpoche, il grande commentary of this Bodhisattva, che ha Siddhanta dato il to commentario di Bodhisattva Charivatara a Sua Santità Dalai Lama. Lama. So
Se Yeah, that's right. But otherwise, c'è una statua così. yeah, anyway, so even the statue, but it's a guru, Anche see? se c'è una Buddha statua, is a Buddha, è il Buddha is a guru. guru, so Il guru è that's Buddha, same. Buddha è il guru. So like this, Sono la stessa cosa. in our heart Così in normally, questo modo, like nel myself, cuore, nel nostro guru, cuore so normalmente, come me stesso, Vajradhara or Vajradhara Shatyam high. è molto So alto, ma guru è who teach you molto Dharma, alto. initiate È you, il guru che vi that's insegna something il Dharma, che bello. vi insegna, Means lo because mettiamo he's sempre in ordinary being. basso. È perché lo So vedete com'è if essere you have a ordinario. concept like that, Se voi then avete il you concetto never in get questo enlightened. modo, non otterrete Gautama Sangha mai said, l'illuminazione. Padampa Sangha disse if nei you cento think, consigli alle persone di Tingri, but se voi pensate che il guru if you think Guru is Se voi pensate che il special guru è than the più Vajradhara, then you will speciale achieve di Vajradhara, allora otterrete realization in this very lifetime. le Is that enough? realizzazioni in questa stessa If vita, you l'illuminazione in questa vita. regard the Guru is E se voi so considerate special il than the guru Vajradhara, così più speciale di well, then Vajradhara, you achieve della divinità, realization allora voi otterrete le better. realizzazioni in questa stessa vita. So that's the meaning what he says. I try to remember Questo è il what he said, significato di but quello I che can't lui ha detto e ho remember. cercato di ricordare esattamente in tibetano, ma non mi ricordo esattamente tutte le parole in tibetano. So I'm one more quotation from E essential cosa? nectar. Un'altra citazione dall'essenza del Essential nettare. nectar. Zengen dibyo te dang ma sa zeng endili. You are Fino a separated from che the non siete karma separati oscillation. dalle oscurazioni Even karmiche, all the Buddhas came down in front of anche you, se tutti quanti Buddha si you manifestassero di have no fronte a voi, fortune to see voi non avete la holy fortuna di body adorned vedere holy signs il and santo holy corpo expression, ornato di tutti quanti i santi segni e except semplificazioni, the present se appearance non questa of apparenza the Guru. presente del guru. So even all the Buddhas Anche se tutti quanti i came in Buddha front of him, you venissero cannot di see. fronte a voi, Only see non potreste vederli. only the ordinary appearance of the Guru. Quello che voi potete vedere è soltanto So that. l'apparenza ordinaria del guru. So Così. that's very Questo è useful veramente un teaching. insegnamento veramente Very molto efficacious teaching. utile. We should not forget È un insegnamento molto all the efficace, time. dovete cercare di non dimenticarvelo. Non dimenticatevi questo. If you forget, then you cannot achieve enlightenment, Se voi ve lo no dimenticate, realization. non potete ottenere illuminazione, non potete ottenere alcuna realizzazione. So, when you do this, then Quindi, quando voi Gacha, fate questo, mettete le the mani guru, giunte you see? sul vostro capo, That's a allora, a quel momento, il different. guru, quel momento, mentre voi That is where prostrate, all the Dharma Sangha. quello è tutti quanti i Buddha Dharma Sangha. Okay? And then if you want to think all E the statues, poi. stupas, Se voi together, volete pensare a tutte quante le statue, to stupa, make the scritture, process così for potete everything. pensare. Questo vuol dire che fate la Okay? prostrazione a Okay. tutto quanto. Da lì. E So when you approach the guru there, quando voi fate la prostrazione al guru, meritless sky, i meriti sono come unbelievable il cielo, sky. incredibili, Because it's not accumulati just incredibili crazy, meriti. not Non just è semplicemente una follia, non è no, semplicemente, it's come lo unbelievable chiamate, practice. è una pratica incredibile. And E when poi, you process here, quando voi prostate qua, e other can the same visualization of Guru, who is potete fare la Guru, stessa that visualizzazione del you know guru all the Dharma pensando, Sangha, I mean lui è tutti i the Buddha Dharma as Sangha, much as you can tutti gli think about oggetti that. sacri, più che potete, potete pensare in Or, questo you see, modo, o then after that here. poi, So at that dopo time, then questo think qua, it. con I'm le going to process. mani giunte al cuore, allora pensate, mi sto I'm going to prostrando. process that from the beginning, Mi yeah? prostro I'm going to process da, from dall'inizio, here, quando io mi there. prostro, I'm going to da lì, process to all mi the prostrerò a ten directions tutti i Buddha Dharma Sangha Buddha delle 10 direzioni, Buddha Dharma Sangha delle and 10 ten direzioni. direction
e le statue e gli stupa, gli Guru. scrittori, So when you come to here, tutti quanti queste come due, tutte le 10 direzioni. to Per cui quando the arrivate qua, Buddha Dhamma dovete Sangha, pensare che Chintara fate la Sangha, Chintara prostrazione a tutti i Scriptures, Buddha delle Guru 10 direzioni, Buddha Guru Dharma Sangha, Guru Maitreya. You see? le So, 10 direzioni, tutte le statue, gli present, stupa, le scritture, everyone, che sono il attend, mio you see, guru. for Guru, Tutti coming quanti, back, voi wanting prestate in Guru. questo Oh, modo. that shows all this Tornate tutti quanti manifestation indietro, to indietro, tutti questi sono Guru. So that's manifestazioni del proprio when you go guru. in a temple, Questo è quando when you go voi in a andate nei temple or in templi, your room, quando andate nei templi, quando there's nella vostra beings, stanza, holy objects, e you ci see, sono and tanya, milioni tanya is a teacher di too. oggetti sacri, tanche, So pitture, scritture, così dovete pensare, you're just mettetele in mani there, e naturalmente girate con le you're dita, semplicemente, just semplicemente, voi girate you go around, intorno, just you semplicemente, don't know, go anywhere, semplicemente just there, così, you non do andate like da this, nessuna parte, do like semplicemente this, state lì, fate oh, così, see, fate all così, these are e così pensate, the tutti message to my guru questi sono to free me il mio from guru, liberation, from che samsara, from mi libera dai liberation, reami inferiori, dal from liberation. Oh, samsara e dal with that nirvana thought, inferiore, e mi you porta could, all'illuminazione. Con like quel this, pensiero, do voi fate così, e round, così fate le prostrazioni, andate intorno, girate it does intorno, even when semplicemente con le many, mani doesn't do giunte, even e così, semplicemente when non ci vuole many. So, how neanche many un you hold up to minuto. that? Quanti oggetti sacri ci sono? Milioni, milioni You di. collect your cause Potete immagination. accumulare tantissime cause per illuminazioni, milioni, milioni, in dipendenza da quanti oggetti sacri ci sono, create le cause per l'illuminazione. Voi create incredibili meriti, incredibili, 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 tantissimi meriti. Mentre voi andate in giro così, con le mani giunte, non ci vuole nemmeno un minuto. Cercate di ricordarvelo, cercate di ricordarvi di questo, particolarmente quando andate a fare dei pellegrinaggi. In questo modo, così, con questa processione di questa meditazione, con la meditazione di facendo questa processione, siete qua in Cina, ovunque, in questo modo voi prestate a tutti gli oggetti sacri che ci sono in Tibet, a quelli che ci sono in Cina, a tutti quelli che sono in Nepal, in India, nel mondo, ovunque ci siano dei oggetti sacri, ogni stanza, ogni stato, ogni che ci sono nei negozi, che sono accumulati, quelli piccoli, quelli grandi, a tutti quanti voi vi prostrate. Vi prostrate in questo, non soltanto fate prostrare, ma anche il pensiero della sua manifestazione del vostro guru. E questa è la giusta meditazione. Quando io vado nei negozi, faccio così a tutte quante le statue. E quindi, se loro mettono il negoziante sembra che sia è molto sorpreso perché vede che io faccio tutte queste cose del stato e del pavimento, molto difficile vedere cosa. Facendo questo, voi pensate, queste sono le manifestazioni del mio guru per voi stessi. Oh, E così, come ho spiegato prima, ricordatevi del stato, se andate nel negozio e così fate, accumulate incredibili meriti, più incredibili, incredibili, incredibili meriti, la causa per l'illuminazione. Così, questo diventa veramente create le cause per liberarvi da samsara. E poi, costantemente, mi immaginate che netteri di luce entrano dentro di voi e vi purificano completamente. Tutte quante le oscurazioni, il karma negativo accumulati con il vostro corpo, parole e mente, dai rinascite senza inizio. E quindi anche tutti quanti i voti di Pratimoksha, i voti di Bodhisattva e del Tantra rotti, tutto quanto il karma negativo che si è accumulato con avendo danneggiato il santo corpo del guru, avendo rotto, non avendo seguito i suoi consigli e quindi avendo disturbato la sua santa mente, avendo perso la fede, tutte queste cose, compreso questo, l'eresia accumulata da rinascite senza inizio, sono completamente purificate. Quello è veramente molto importante pensare in questo modo. E questo può succedere quando voi state facendo la prostrazione, quando voi fate, e se voi fate questo, fate molte prostrazioni. Se voi fate molte prostrazioni, allora non avete tanto tempo di pensare, lo fate molto velocemente. Allora, in questo concentratevi
verso il guru. Sono il guru che è Buddha, è prostrato con la luce che viene e ne purifica, vi purifica completamente. E quello è sufficiente se volete fare così in un modo veloce. Dedication. Ora la cosa più importante è la dedica, per conoscere come dedicare, conoscere la dedica. Prima di tutto dovete dedicare i meriti come facciamo, abbiamo fatto a causa di quanti meriti del passato, del presente e del futuro accumulati da me, i meriti tramite accumulati innumerevoli esseri stati innumerevoli Buddha, possa la Bodhicitta che è la fonte di tutte le felicità e tutte le illuminazioni, Bodhicitta possa essere generata nella santa mente di tutti quanti gli esseri e gli innumerevoli esseri senzienti degli inferni, gli spiriti femminili, animali e così via, e quelli che hanno già Bodhicitta possa aumentare. È molto importante fare questo. Ogni volta che fate qualcosa di buono con la virtù, dovete assolutamente fare questa dedica. Se voi non dedicate i meriti per voi stessi, per ottenere illuminazione, per l'illuminazione degli esseri sentienti, allora finché non lo fate questo, se non lo fate, allora anche se voi avete milioni di monaci, milioni di dollari per ogni monaco, anche se loro diventano santo dharma, non santo dharma, non dharma mondano, ma allora proprio lì, subito dopo, proprio lì, subito vi arrabbiate. Se qualcuno vi dice delle cose cattive, delle cose confone, qualcosa che siete, vi critica, eccetera, allora voi facilmente vi potete arrabbiare perché avete da rinascere senza inizio, siete familiari con la rabbia, non con la pazienza. E quindi, anche se voi conoscete le pratiche della pazienza, anche se conoscete le tecniche, ma naturalmente la rabbia viene, sorge spontaneamente, e quindi tutti questi meriti che voi avete accumulato, avete dato un milione di dollari ad ogni monaco, vengono completamente come carta che viene bruciata nel fuoco, è come la carta che viene bruciata nel fuoco, dove le piante non crescono più, non crescono. È veramente molto importante dedicare. Ci sono molte persone che fanno molte cose, recito mani per gli un tibetano, mani per gli un costantemente girano le loro ruote di preghiera e lo fanno tantissime volte, ma quello che loro fanno tantissime cose, ma non sanno come dedicare i meriti. E forse alcune persone hanno una buona bodhicitta, una motivazione di bodhicitta, maybe, forse qualcuno ha, alcune no. Molto difficile che diventi santo dharma, diventa soltanto dharma mondano. Ci sono molti problemi che so che se voi non esaminate la vostra mente durante la pratica. E quindi tutte queste azioni che sono fatte con il Dharma Mondani nella vostra vita, per la vostra lunga vita, per la salute e così via, e i meriti sono dedicati soltanto per voi, per ottenere la vostra illuminazione, e quindi i meriti che avete dedicati per ottenere la vostra illuminazione, per l'illuminazione di tutti gli esseri senzienti, e poi i meriti non verranno distrutti dalla rabbia, dall'eresia, anche quindi che oggi poco ne c'è tutte le montagne, anche se qualcuno cerca di togliere le pietre, ma because la mente rimane lì, fino alla mente, la montagna rimane, i meriti rimangono lì, e quindi ora dobbiamo proteggere tutti quanti i meriti. Dovete dedicare i meriti sigillandoli con la vacuità. Quindi ora adesso facciamo questo, potete imparare da questo. So we do dedication now together here. Qui dedichiamo ora insieme adesso, così imparate da questo. A causa di tutti quanti i meriti del passato, del presente e del futuro, accumulati da me nei tempi accumulati innumerevoli Buddha, estremamente potenti, questi meriti estremamente potenti, non soltanto ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma sapete, normalmente voi magari fate così. Ora, per esempio, 1 milione di persone, voi accumulate un dollaro da ognuna di queste persone, allora voi
investite $1 milione e potete fare un progetto da $1 milione, su così allo stesso gli investimenti dei tre temi del passato, presente e futuro, tutti i meriti accumulati, numerati, innumerevoli, essi sei innumerevoli, meriti dei tre temi del passato, presente e futuro, tutti quanti questi meriti, li mettiamo tutti quanti insieme. Allora questo è veramente molto potente. E allora che loro esistono come mero nome, che esistono come mero nome. Se no pensate come questi esistono, altrimenti pensate, voi pensate che non esistono, allora cadete nel nichilismo. Questo è il pericolo se voi non conoscete la vacuità. Quindi prima di tutto ciò che esiste, ok? Prima di tutto ciò che esiste. Possa l'io. No, 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 no. So the so the no 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 Questi meriti so exist in my name esistono come mero so nome. Quindi, yeah this real merit i veri meriti do non not esistono. exist do not exist Non esistono dalla loro from parte. there do Non not esistono exist da from lì. there Non esistono da lì. Yeah, do not exist from there. Vuol dire, non It is not esistono on da the lì, vuol base. dire It is che not on non the base. esistono sulla base, Not non sono in sulla the base. base, nemmeno sulla base. May I, who exists in my name, Possa l'io che esiste come mero nome, so really I do not exist from its own il side. vero io non esiste dalla sua parte. It's not there on the base. Non è lì sulla base. Achieved the Buddhahood. Ottenere lo stato di Buddha. Which exists in my name. Che esiste come mero nome. So the real Buddha, Così il vero Buddhahood, Buddha, lo vero stato di Buddha, quello che that appears appare, and e that al I hold quale on to, mi afferro, to Oh, it's non nothing c'è there. niente Nothing lì. there on the base. Non c'è niente lì sulla base. And lead all the E sentient guidare beings. tutti gli esseri senzienti Which exists in the mere name. Was che that who esistono exists in come the mero mere name? nome, che esistono come mero nome. So real sentient being Per appear from cui i veri there, esseri senzienti che holding appaiono on to the da truth lì, as al not quale mi there, afferro come veri, non on the ci base. sono sulla base. It's not there, it's okay, it's not Non there. sono lì sulla base. To the Buddhahood. Lead to the Buddhahood, Allo stato di Buddha. which Condurre allo exists stato in di my Buddha che name, esiste come mero so the nome, real Buddhahood e per cui il vero do stato di not Buddha exist. non esiste, It's not there. non è lì. By myself alone. Completamente da solo. Who exists in my name. Che esisto come mero So nome do not exist from e che non do not esiste, exist. What appears from che non there, esiste what I ciò hold che on appare da to, lì, or ciò al quale mi to afferro, other do not non exist at esiste all lì, there. in assoluto non esiste lì. So
You just keep my Per word. cui, semplicemente You may tenete not le mie parole, magari non comprendete queste cose, ma gradualmente, se voi le ripetete gradualmente, accumulando meriti, worry, voi le will comprenderete sempre di più. Per cui, non vi preoccupate se le comprendete adesso oppure no. Sigillando i meriti con la vacuità, in questo modo, allora, cioè, ci sono diversi modi di fare questo, la vacuità. Questo modo di spiegarmi, ci sono diversi modi di farlo, però ve l'ho spiegato in realtà come esistono, ma anche come sono un'allucinazione, ciò che non esiste. E vi ho introdotto entrambi in questa meditazione, per cui è veramente molto buono. Scusate, ho detto che io stesso sono bravo, ma scusate, questo è veramente negativo. Mi è scappato. Sigillando con la vacuità in questo modo, allora dopo rabbia, l'eresia, eccetera, i meriti non possono essere distrutti in assoluto. Perché? Perché la radice di Samsara, tutti gli oceani di sofferenza del Samsara, di sofferenza di essere amne, la radice di questo è l'ignoranza, Tenzin Maripa, l'ignoranza che si afferra all'io. Il modo come appare come reale, ci si afferra a quello come vero. Quella è quell'ignoranza, è la radice del samsara, di afferrarsi all'io nel modo come appare come reale, afferrarsi a quello come vero. Questa ignoranza, questa distrugge quello completamente. Essere liberi dal samsara, per essere liberi dalle sofferenze dovete essere liberi dall'ignoranza, dovete tagliare, dovete sradicare l'ignoranza. Per fare questo dovete realizzare la vacuità. Per cui il modo di farlo è soltanto, c'è cioè, la scuola Vaibhashika Jamaka, Dondem Pansan Zenpa, Umapa, le quattro scuole, Umapa, Rangyupa, o Sautantika o Prasangika. Oh, soltanto realizzando la visione Prasangika della vacuità che può distruggere e eliminare l'ignoranza. Possono aiutare, però, non realizzare le loro visioni. Possono aiutare, la loro visione della vacuità non può interrompere. Non c'è modo. Anche Rangyupa, la via di me, solo la visione realizzate quello, soltanto allora potete distruggere la radice di tutte le sofferenze. L'ignoranza viene completamente distrutta. Quindi, questo è l'unico modo della vacuità che può distruggere completamente. Quindi, ecco perché sigillando con la meditazione e con la vacuità, anche se sorge la rabbia, l'eresia, sorgono, non possono distruggere i vostri meriti. E in questo modo, questa è la spiegazione da Kyabjit. Poi, questo voi dato che generare i semi di Buddha, in particolare Lama Tsongkhapa, gli insegnamenti possono durare a lungo in questo mondo. Naturalmente potete dedicare in qualsiasi modo voi volete, ma abbiamo spiegato questo con l'essenza. Grazie tantissimo. Praticare la pazienza è incredibilmente importante in questa vita, non soltanto una piccola cosa, è veramente molto importante, incredibilmente importante, altrimenti la rabbia e l'eresia distruggono la vostra liberazione e la vostra illuminazione. Quindi la pazienza è veramente molto importante. Recentemente il direttore del centro di Kushinagar mi ha chiesto come praticare la pazienza. Lei non aveva ricevuto molti insegnamenti, quindi gli ho scritto qualcosa per lei e quello può essere tradotto per me. Ok, grazie tantissimo, Lama Tsongkhapa, Guru Yoga, Lungri, noi lo faremo un'altra volta, va bene? Sì, Rinpoche, abbiamo fatto la richiesta, molte persone hanno fatto questa richiesta, facciamo un'altra volta, ok? Quando ci saranno due soli che sorgono, non uno, due soli, lo faremo, ok? Adesso Jumper Power, dopo la dedica, allora recitiamo Jumper Power, è veramente molto buono. Do you know?
Ok, so accordo Queste sono due io strofe vuol dal, fallen sleep then della Regina I'll delle be on your Preghiere. pocket. Adesso, se io penso che tutti quanti You si sleep just there? addormentino e No? sarò soltanto lì a In the table parlare. when Voi you vi addormentate proprio lì then I'll be on e io sarò l'unico qua a parlare, che in the continua a world. parlare nel mondo. Ok, thank you. Ok, Xie xie. grazie, grazie. Xie xie. Grazie molto, Media dice, grazie moltissimo Rinpoche per questo incredibile e prezioso insegnamento. E adesso facciamo la farsa del mandala e recitiamo la preghiera di lunga vita. Finito. Xiang shou, xi shou. 4.000 法具光耀三界，除众生案，唯愿恒安住。仁波切常寿祈请问：光辉璀璨，遍照除秽暗，八万四千烦恼对治力，八万四千法运显灵慧，That's okay. Io c'è cioè, Maida che sta facendo processione, poi ci dice va bene così, va bene così. Poi il Guru Yoga di Lama Tsongkhapa lo faremo un'altra volta. Okay, thank you. Ok, grazie tantissimo.